Attenzione, ma cara! La live del weekend sta per iniziare, ragazzi, ormai abbiamo il conto alla rovescia. Attenzione, 10, 9, 8, 7, 7 6, 6, 5, 4, 4, 4 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1. 1 no oh no ho sbagliato interfaccia De È pure bravo, bra bravo sì, tanto ormai abbiamo <ride> tanto era questo in succedendo, succedendo, quindi va bene così esatto allora vi chiedo a tutti quanti più che altro a, a, a lucone e dovrebbe wow. essere entrato o sta per entrare anche il buon rob Stamanzia esatto comunisti oh, no aspetta come scusa niente salve salve buongiorno c'è il faccione in primo piano di Rob? Perché c'è questo primo piano sempre Detti ogni volta Bellissimo eh, Perché bisogna stare scomodi <coughs> ragazzi, Bisogna stare scomodi Allora, devo fare le prove Fermi, ecco. inquadrami Fermi! Fermi, Fermi, non ridete è meno, è è no. è no. okay. <coughs> Io ho deciso di fare come gli spacciatori Che sono tutto sfocato Oh, Bravo. va bene così Va bene così, senza parole. Mm. Ma benvenuti ragazzi in chat! e eh, chat, la chat è enorme ah, sì, lo so, lo so, ma in luoghi che è no, meglio non scoprire, quindi. Infratti, <ride> in bui e prosperosi. Cos mm. eh, allora, come, come settimana scorsa, era il weekend scorso che abbiamo fatto la live chiacchiere cazzegiona con Rob? Credo lunedì. Era lunedì, vabbè. Sti cazzi, eh, replichiamo quello che abbiamo fatto lunedì. Oggi è sabato, quindi siamo molto sì, contenti. in assate. quarantena lunedì fa parte sempre del weekend, va bene? Quindi, anzi, è tutto ormai, lunedì, weekend, eh, era quindi. la live di Pasquetta, esatto? Esatto. Però adesso facciamo che è un po' come a Pasquetta, proprio super rilassati. Ah, guardate, comodi, comodi. Stanno arrivando no. già i sub. Ho una domanda Bravi. importantissima abbiamo superato sti mille sub, ma non ci stiamo dimenticando qualcosa, eh? non lo so. Simone, come mai con la mascherina? Cosa? Cosa? Che come cosa? Bugo? Bugo? Eh, sì, bugo. Ah, io capisco le la... cose di secondaria importanza come le campagne di, di cose di già, no, no, ma i baffetti? Eh, parliamo mm. di cose importanti. Quindi, questi baffetti ci sono, non ci sono, si fanno, non si fanno. Ma allora, io. Non è un caso se sto indossando la mascherina, effettivamente. Bene. No, fai benissimo, Simone. Adesso la metto anch'io per par <ride> condicio. Per par parcondicio. Per parcondicio, esatto. <ride> no, sì, sì. Me li sto facendo crescere. Ok? Me li sto facendo crescere. Eh sì, ma... Simone, Simone, io sto facendo la più in fretta possibile. Però eh... ci vuole del tempo per lavorare. Sto ma per che fare. figata, lavoro, Luca, anche, Luca. lavoro anche in diretta. Mamma mia, alacremente sta lavorando per te. Il buon Lucone. Allora, eh, me li sto facendo crescere. Come promesso, credo. Pascal. Cre allora, è, è ufficiale. È da mercoledì che io non li, non li, non li tolgo. Quindi, c'è stata la giocata del giovedì che non si notava. E ho detto, aspetto una settimana. Tra. Mercoledì prossimo tolgo la, 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 la. Come cazzo, si chiama? La mascherina e vi faccio vedere come stocco i baffetti. Perché io vorrei toglierli per giovedì, sinceramente, <ride> vorrei toglierli. No no. no, no, no. Non me la sento di giocare in frank. Cioè. Anche con eh, la mascherina, cioè, non no, è per la paura i, i, si farà come dire. Svilupperà prima, e dopo, dopo lo spavento farà i baffetti. No, ragazzi, sarebbe, sarebbe un incubo. Quindi, io terrò sicuramente la mascherina, e mercoledì la toglierò. Poi, credo che toglierò i baffi. Perché nah, per mercoledì sono già belli bellissimi. Troppi pochi giorni, troppi pochi giorni, ma troppi un pochi giorni. è un mesetto. Un ma, mesetto? ma stai sì. scherzando? Ma, ma almeno, dita ma dita come... potevate uscire? Testi, lì. Allora, facciamo così per par condicio un giorno a sub quindi mille giorni giorni in cui esatto, non qui puoi... no, 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 sembra esatto, un po' aggressiva esatto, come cosa esagerata è veramente cattiva sento, questa sento. cosa allora. piatto, mi suggeriscono che io piuttosto che la mascherina dovrei andare in giro con la maschera da cerusico quella nera la <ride> esatto, da... maschera da cerusico sulla viglia c'è da, da, da fare un ringraziamento totalus a parte vabbè Raziel Midna che si è sabbato, grazie mille Raziel Midna ma 084 0184 che ha regalato, pensate, alla, alla community di Intel, 17 abbonamenti. E, e oggi l'ha regalato a due new entry, che sono Sigmuir e Dedalux. Grazie mille, grazie, grazie mille. Grazie. Eh. Allora, ragazzi, sì, sono fattato. Gesto. Ho la faccia da Tilio Fontana oggi, quindi il <ride> è <tornare ride> proprio marcio. Beh, a poster ah. così allora, no? Tanto In guarda vabbè. come cazzo siamo messi tutti. <ride> Io sto bene, tu stai ah, sempre bravo, bene. Bravo, dire, ah, io sono tranquillo. Vivo la mia vita, <ride> maker in chiuso in casa, <ride> vivo la mia vita un quarto di no, mi stavo per modo. tagliare un dito. Ma ah, ecco bene, vivo la mia Stato vita, un quarto un di... cosa stai dicendo? Rob, un quarto di chicco quarto... alla volta, <ride> un quarto di videomaking alla volta, <ride> videomaking cosa? Che sono chiuso in casa a far montaggi? Vegliamo, hey come... oh boy! Oh boy. Oh boy. Comunque, ci sono un sacco di belle notizie. Perché a quanto pare. Ehm, sta cioè, cominciamo a vedere veramente la testa, signora. Eh, la quarantena sì, sta per terminare. Zitto, quindi... non si dice. Por la L'ha detto. Regà. Adesso fino ad agosto in casa. Col ah, colpo allora. di Simonov ovviamente. Qual colpo di Simonov. Oh no, <ride> <ride> no, no comunque dai, se, se, se finisce, se finisce, sappiamo già che cosa succederà, vero ragazzi, eh, ci troviamo. Ancora. Ancora, no. A parte quello, cioè... Arti? ma no, ricominciamo a girare Luxastra, di Obo. Ah, eh, ah, cioè, 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 ah, cioè, non so se ve lo ricordate, ma noi abbiamo tirato su un ufficio prima che arrivasse la quarantena. No, ma che ufficio no. c'è un bar da costruire, ragazzi. Eh esatto, c'è però... un bar. bar che deve essere costruito. C'è anche eh. un bar. La gente dirà che cazzo, c'è tra il bar. Lo scoprirete la perché scoprirete. Lo scoprirete. Beh, lo scoprirete. È su storie, su storie, lo scoprirete assolutamente. Eh, a 1500 sub Simo si fa crescere la barba e diventa master. Ma non ce l'ho la barba, ragazzi. Guardate, non la taglio. Ecco, questo è quello che succede quando io non mi taglio la barba. Quindi, in diretta, cioè, no? È, Face è, cioè, è un, po di, è un po' di nero. Che cazzo Beh, Diventa è un famoso neck beard, ragazzi. Neck beard <ride> sapete bene che cioè, sia. Esatto, sembra un drago barbuto di quelle le pogone, no? Che ce l'hanno solo no, sotto. No, ma, ti fa, ma ti fa il countering. Eh. Così ti anche sì, che poi Si trasforma in uh, trench coat. Uh, coso in testa e poi sparatoria nelle scuole eh, sì, ah sì. certo ah <ride> comunque Rob eh, questo mese qua in America è stato il mese con meno sparatori nelle scuole in America e mi farei oh, due domande un applauso all'America che ci segue sempre da casa è tipo che il 2002 più o meno. <ride> ragazzi questo perché le scuole sono chiuse e non è colpa ricordo. delle armi ah mi raccomando. ah, non ah non mai colpa, c'è un tizio che segue tale Clean che è uno streamer. Che è contento perché si trasferisce in Texas. Ovviamente il commento è stato: Beh, più armi più spari, più, giustamente <ride> più Simonov. In esatto, in Texas prima si spara e poi si chiede come stai. Beh, giustamente, sì, sì sì. Ma mi sembra, mi sembra giusto, <ride> giustamente, and Shot Dare dice: il bello è che ha detto meno sparatorie, ma non zero sparatorie. <ride> a, esatto, uno, esatto. a qualcuno comunque. Ha roso il culo e ha un vicino ma... gli ha sparato. Sicuro. Esatto, ma ho sentito una notizia. Non so se era in Sud Italia o da qualche altra parte. Che, tipo, un, un ragazzetto ha sparato a un, un corriere tipo di Deliveroo dal balcone. <ride> che? A caso? No, senza Beh, motivo, poi è, proprio, è completamente a caso. Che bello. Ah. Oggi ho proprio voglia di impallinare un bel corriere, madio oh, mio, ragazzi. Massimo manca fai. solo il Fedora in testa. Esatto, manca il Fedora ed è subito sparatoria. Ragazzi. Moon Lady, più che altro, dice Kei nel 96. Io mi domando un sacco per il Modena Play. e Lì ho diverse cose da ritirare. Sarebbe un peccato perdere una fiera così divertente. Ma guarda ragazzi io... semplice F in chat per il Modena Play inizio io esatto. allora eh, ho, ho ricevuto un po' di notizie contrastanti quindi non c'è niente di ufficiale in quanto sto per dirvi però è molto ma molto ma molto probabile che dovremmo dire ciao ciao anche a Luca Comics di quest'anno ragazzi e non a avete me. idea la versione ufficiale è che fino a giugno non diranno niente. Sì, esatto. sì, 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 ma questa però eh, ho la sensazione che a giugno diranno che a Luca Comics non si farà quest'anno. Eh, eh, non si anche... può sapere ancora, ma perché ci sono troppe cose in ballo. Cioè, se sì. stiamo a, a fare solo il conteggio del, uh, economico di quello che comporterebbe per l'organizzazione di Luca il non fare Luca Comics, ma anche potrebbe... il problema eh. Cosa? comune la provincia di Lucca sì, Esatto, cioè diciamo vabbè, che ma... ci sono in ballo degli interessi mica da ridere, però sono anche interessi, perché... ma è, è attendibile quanto il governo cinese sulla stima dei morti, cioè non, non, <ride> non credo... O la Russia? Sì, cioè... Cioè, La Russia eh, è 60 cazzo. Io, vabbè. Che gli eventi ricreativi sono stati già messi in categoria 3 ad alto rischio di contagio, quindi... Magari... Eh sì, ma anche perché noi dobbiamo considerare, ragazzi, che Luca Comics uh, ha visitatori da quasi tutto il mondo, quindi c'è un rischio... Ancora più alto che dobbiamo considerare. Se dovesse esserci Luca Comics, non escludo che sia una versione molto più ridotta e molto più blindata rispetto al, al passato. Già solo se andiamo a pensare a tutte le file che c'erano per entrare nell'area games che noi stessi abbiamo vissu vissuto e visto uh, l'anno scorso, con tutta la gente che veniva per trovarci, eccetera. Raga, robe del genere non saranno ripetibili. No, non solo, non, non devono ripetersi perché sennò c'è un rischio di contagio pazzesco, ma non solo per coronavirus, anche per tutta un'altra serie di malattie. E ovviamente non ci si può permettere un azzardo del genere. No, Quindi no, se sarà una versione blindatissima e soprattutto molto più ridotta. Non escludo che in caso dovessero farla, potrebbero fare come fanno per il San Diego Comic Con, ovvero biglietti numerati. Se tu vuoi partecipare alla fiera te lo devi prenotare mesi prima, c'è un, un tetto massimo di utenza e buono. Ha raggiunto quell'utenza, poi tutti gli altri se ne stanno a casa. Il problema e... mi viene da domandarmi, però, a livello di costo-convenienza, fare una roba del genere? Perché Luca Comics ha grandi firme, grandi nomi e soprattutto grandi marchi. Quindi anche fare una, una fiera ridotta, quanto è il costo versus il rischio di avere un ridotto flusso di persone? Perché ovviamente queste fiere esistono perché hanno. Um, tanta gente che comunque questa tanta gente permette di sostenere costi per grandi brand che hanno dentro o grandi ospiti quindi boh non so quanto gli convenga comunque limitare anche la fiera a sto punto non la fai è però è una perdita a prescindere, eh, prescindere. esatto secondo me in verità Robby io ti faccio una, anche un'altra osservazione <coughs> se ci ragioni adesso con tutta la buona volontà del mondo uno sa che Luca Comics è un bel palcoscenico eccetera ma proprio sapendo che arriva gente da tutto il mondo in quanti accetteranno di andare Mm. Di grandi eh. nomi, di grandi invitati Grandi tette, e eh, volevo dire c'è Cosplay No, eh, quelle sicuramente, dire... sicuramente ci saranno a prescindere, vai tranquillo Ma però... effettivamente a quanto pare, eh, cioè io vi dico eh, Le notizie che mi sono giunte all'orecchio che non sono ufficiali e non sono certe Credo che le prime fiere che ricominceremo a vedere quest'anno cioè, Sono l'anno prossimo e sono a marzo, cioè esattamente tra un anno, questo è quello che mi è stato detto. Che sì, succede? Ho notato adesso che c'hai l'immagine di Bugs Bunny dietro, è poi <ride> Sì, perché ormai Bugs Bunny viene citato talmente tante volte in Anime Selvagge che ogni tanto si sente il bisogno di tirarlo fuori. È già la seconda Quindi, volta eh, che. Lo guarda, c'è una Lorco il quadro dietro. Eh... che Non posso pelare perché si finisce altrimenti nella fascia protetta. Però è spettacolo. Eh. Oddio che bellezza. No, comunque stiamo a vedere, perché effettivamente se da qui fino al 2021 le fiere non possono uh, non possono essere fatte, ragazzi, dobbiamo anche considerare che sarà una perdita per le varie organizzazioni mica da ridere. Ciò significa che, ragazzi, determinate fiere potrebbero addirittura estinguersi definitivamente. Sì, esatto, purtroppo, purtroppo c'è questo rischio. Eh. Quindi, boh, chi lo sa, so? vedremo. Si estinguono con la stessa velocità con cui si estinguono i baffetti di Simone, ragazzi. Oh no, eh, Simone. Scusate. Ma sì, Cartumix... Si Mix... diceva sì, esatto, che è stata accorpata al Games Week, il Cartumix. Sì. si sa più niente. Sì. Io credo che non, non, non si sa più nulla, ma secondo me anche questa cosa la modificheranno di nuovo. Perché... Cioè, ma... quando, quando è stata fatta questa scelta, si sapeva che saremmo tornati alla normalità nel giro di breve. Sono cambiate notevolmente le cose da quando è stato fatto quell'annuncio, eh? Cioè... sì, esatto. Poi considerate anche che in verità la cosa di Cartoonix e Games Week fuse era nell'aereo già, da... già da un po', eh? Perché l'ultimo Games Week, come dire, ha lasciato un sapore. Mm -mm, mm -mm. Era un po' oh sì, sì, Dove no, un bollare? Bollare. No, A me, sinceramente, il Games Week di quest'anno non è piaciuto proprio un cazzo. No. Quindi... Il rapporto qualità prezzo, ragazzi, cos'era 20 euro a giornata per avere cosa. E, mm. e, ah, e non c'era nemmeno la possibilità di ottenere un, un, un abbonamento uh, per, uh, per, per qualcosa. per no, ma per avere tipo tutti e tre giorni di fiera, tu devi pagare ogni singolo giorno. Cioè, non è possibile sta cosa. Ma, oh, fala una convenzione, qualcosa. No, me allora. il grosso problema di queste fiere nuove, eh, fiere nuove, fiere, le fiere vecchie che si affacciano nella nuova epoca. È che ormai si sono accorti che il mondo del gaming, il mondo del digitale, fa gola a qualsiasi tipo di brand o sponsor e ogni brand sponsor da casa vuole un pezzo di quella roba là. Se tu fai la somma da quando siamo arrivati noi a Milano 2013 ad oggi, nel 2013 era impensabile vedere cose come Ford, addirittura Roventa, cose così avere a che fare col digitale. Oggi. Chiunque vuole un pezzo di videogiochi dentro Beh. perché sanno benissimo che i videogiochi ragazzi oggi fatturano miliardi di dollari. Più, e del, un... cinema. Più del cinema, e sono un luogo dove gli sponsor, soprattutto eh, la rinvigorita vita di cose come brand di bevande, cibo, abbigliamento, hanno trovato nuova vita vitale. Quindi tutti vogliono un pezzo del videogioco. Ed ecco che succede quello che succede. Oggi, cioè quest'anno, l'ultima volta all'Origins Week che ci siamo stati era diventata la Brand Week perché dove ti giravi, giravi c'era un marchio. Anche storico che diresti, ma che cazzo ci fa sto marchio qui, Mediolanum Cristo? Mm. <ride> Beh, aveva a che fare col videogioco. Cioè, ce li mettevano a forza, a prescindere, perché vogliono una fetta di quel mercato là. E quindi diventerà sempre più così, ragazzi. A me ha infastidito tantissimo trovare padiglioni interi dove facevo fatica a trovare magari uno stand che mi interessasse, uno stand sui videogiochi. Tutta roba... a parte, vabbè, le radio che onestamente sì, a no, me alle 8. Ha, hanno cacato un po' il cazzo gli stand delle radio all'interno del Games. però ne sento com ne comprendo l'importanza e comunque un media ci sta che sia presente in una fiera importante ma stand eh, come la Mediolanum o altre cose che poi ti sono super catchy perché ti regalano i pupazzi ti invitano a firmare le cose c'è cioè, Diretta Leotta ah no? vedi, intrigante non okay. mi piacciono molto Uh, Keyen uh, 96. Sì, ok, non prendiamo una gestione delle fiere come in America. Che Madonna sono il paradiso. Però, per esempio, il Nerd Show di Bologna lo stanno gestendo bene. Cavoli, certe gestioni sembrano fatte solo per co perché costretti. So che è un lavoraccio, però, dai, eh, eh il sì, Nerd Show. Ricordate che anche in America il paradiso. sì, virgola. Parliamo in un momento. È anche vero che in America un biglietto ti viene a costare sui 100 dollari, una roba del genere. Però Scusa, vai, Luca. No, no, avevo già interrotto io, Metto, vai, Met. No, no, era solo per dire, grazie al cazzo, che hanno un'organizzazione puntuale, con quello che costa il biglietto, ci manca anche che mi fanno una fiera di merda. Zi, cioè. Infatti, i vari comic con i vari eh, robe di guerra stellari e così via, tu paghi il biglietto base. Che è tipo, se ti va bene, 60 dollari. Ma se va bene proprio, poi ti compri i pacchetti extra. Voglio il firmacopie, allora costa 100 dollari. Voglio fare una foto con l'attore, beh, 150 dollari. Voglio fare anche il panel e così via, beh, 220 dollari. Ci vuole un attimo che vai eh, al Comic Con e tiri fuori 500 euro barra dollari come niente. Eh. Ma tu ci sei stato, eh, Luca, a una fiera? Allora, io sono stato a uh, una delle poche fiere che fanno con questo, con questo metodo qua, vabbè, anche in Italia, che è appunto la Starcon. Eh, che anche quella è saltata, ahimè, quest'anno qua è saltata. Ma poi anche in Germania uh -huh. hanno spesso questo, questo tipo di, di fiere qua. In Italia invece c'è ancora il vecchio metodo del compri il biglietto e hai bene o male tutto. Però pro e contro di tutte queste cose qua. Uh -huh. eh. Io invece ero stato ad una fiera in Inghilterra con, uh, con Claudia, uh, di cui adesso mi sfugge il nome, un, era un comic qualcosa comunque, molto interessante perché anche lì c'era il prezzo base che era 20 pound per entrare, però poi all'interno c'erano varie attività a pagamento. Del tipo hanno invitato mezzo cast di Game of Thrones, c'era Peter Dinklage, c'era Jason Momoa e c'era anche. Perché Momoa hai detto? Eh, perché no, aspetta. Eh. No, mamma. invece di dire Jason hai detto Gesù Momoa. No, Gesù. Jason ho detto Gesù. Eh, beh, Gesù, vai, Gesù, vai. Mamma. penso che se, che se Gesù Momoa fosse Gesù, andrei un po' più spesso in chiesa. Ma, oh, detto... Eh. Uff. Ma detto questo, uh. Molto, però. 20 pound per entrare. Poi se volevi l'autografo, dovevi pagare un'altra cosa. Se volevi la foto, un'altra ancora. Poi c'erano tutti i vari percorsi da fare, eccetera. Cazzi, altre robe da, da pagare. Claudia, ad esempio, ha fatto la foto con Momoa e aveva pagato qualcosa come altri 50 pound, una cosa, una cosa del genere. Beh, e... neanche no, neanche tanto, tutto sommato. Ma Però... sei ripresa poi, Claudia? Si sì. eh? è ripresa, Claudia. Ma guarda, considerando che Momo ad asseduto era alto come me... Io non ho detto, che ho fatto vai, ok. Cioè, <ride> dormuto, vai. Zio, sto zitto in casa. Dico, ma che cazzo mi vuoi dire? Cazzo, c'aveva il braccio che era grosso come il mio torso. Ho detto, vabbè, a posto, zio, uh, ok. Tra l'altro, era in corso di Daenerys. Quindi a quel punto ero proprio lì. Ah. C'è cioè, un'altra polemica, <ride> un polemica riguardo il Games Week. Eh, e qua mi trovo estremamente d'accordo. Eh, invito a parlarne. Non ovviamente per distruggere il Games Week, ma perché c'è sempre la speranza che. Una fiera così grande, comunque così che è diventata importante nel panorama italiano, possa accogliere le critiche. Um... Con la speranza che poi migliori, ovviamente. Eh, anche se dubito che il Games Week ci stia guardando questa live. però, quest... salutiamo Games Ciao Week. Ciao Games Week. Ci week. Eh, questo è 1499 <ride> dice: Il Games Week è diventata la gara a chi ha l'impianto audio più potente, mm, ma soprattutto yeah. ognuno suona una musica diversa. e sta cosa è stravera, soprattutto nell'ultima edizione, l'ho notato questo fastidio assurdo. Che mi ha ricordato so se, ehm, Assassin's Creed la, la, Quando stavi tipo in giro mi pare a Firenze Che arrivavano gli strimpellatori Che <ride> inizialmente <ride> non l'avevano patchato avevano, ogni, Se tu incontravi uno, due, tre strimpellatori in momenti diversi Partivano lo stesso file audio in momenti diversi Si sovrapponeva e ti facevano <ride> Oh mio Dio che cazzo è Che fastidio, <ride> che fastidio sì, che poi c'era anche eh, cosa era, ma tipo tape, una tipo sì, un macete mixtape. C'era da... una macchete crew che sparava oh, l'audio, Madonna. Ragazzi, ragazzi, forti, <ride> stuporre i stuporre i di due volte, due volte sono esatto. E a fianco c'era il mega. L'arena, quella di, ah, di Arston ah, oh. Che anche loro avevano l'audio a palla. Sì, Ed era in... medio raga ragà. Esatto. Sì. Che tra l'altro l'arena di Arston che era di fianco a noi, quindi ci arrivava tutto l'audio. Eravamo lì, vabbè, zio, Terribile, terribile. Comunque. E campanale 97, la prima parte del messaggio non lo leggo solo perché non voglio riaprire quell'argomento, è stato abbastanza esaurito. però ti dice personalmente: apprezzo molto il modo in cui il Cerbero Postac e il Cerbero Podcast vi ha trattati, cioè non era roba troppo vicina a loro. Ma si sono comportati con estremo rispetto, portando a capire cosa è questo mondo. Tanta stima per il Cerbero, onestamente, non vedo l'ora di vedere uno crossover se ci sarà. E... Non so quanti di voi l'hanno visto, però sì, c'è stata un'intervista. Una live dove siamo andati io e Matt, abbiamo parlato di sì. Intel, abbiamo apprezzato molto il modo in cui hanno tirato fuori l'argomento, che è molto al di là, diciamo, del, della loro tipologia di canale. Anche se sto vedendo che eh, intervistano tanti ospiti diversi, quindi alla fine sì. Sì. Eh, abbiamo apprezzato molto. Infatti, chi lo sa, chi lo sa, magari se non ci fosse sì. stato il coronavirus, io eh, eh. eh già. Lasagna Oscura 97, quanto amo questo nickname. Sincer... Lasagna Oscura. Sinceramente, se dovessero fare il Lucca Comics o altre fiere a malincuore, non ci andrei. Però la mia paura è che se dovessero annullare tutto, come probabilmente succederà, le persone creerebbero ritrovi nei parchi per cosplayer o altro. Che tra l'altro era successo prima della quarantena forzata. Sì, esatto, te lo conferma. C'era un gruppo che girava fra i vari gruppi di Facebook, eccetera, in cui. Eh, alcuni cosplayer non so neanche i nomi, quindi neanche volete farli, come ha fatto il nostro Giuseppe Conti. Eh, <ride> eh, che dicevano: appunto: fanculo la quarantena. Se le fiere non ci sono, ci troviamo noi e facciamo foto in cosplay. Ma, ma io mi chiedo: ma, ma che cazzo, te l'ha messo in testa una roba del genere? No, là, mm -hmm. io sono molto a favore. Chiamatemi. Nazista, quello che vi pare, ma sono molto a favore del eh, la polizia che prende va là e iemena. Cioè, eh, non, non... No, ma... ed ecco qua. Simone, eh, lo so, è, è non... gravissimo, però non vuole fare. le guardie. C'è celerino, 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 celerino pezzo no, di merda. Eh. Passiamo ad argomenti più seri. Passiamo alle eh. Twitch tot. Eh, volevo dire. Eh. Eh, volevo dire. Ha, hai, detto... hai detto limiti? Scusa, non ho capito Paolo male. limiti. Stai Paolo parlando di Twitch tot? Eh. Attenzione, no, eccolo là. Eh? No, no, intendeva un tot di Twitch. Cioè, esatto. voleva parlare un tot di argomenti inerenti a Twitch, giusto, Rob? Esattamente, esattamente. Eh. Matt capisce subito. Comunque per i comic eh. con gli americani, volevo specificare anche perché costano così tanto. Uno, perché ovviamente sono grandi, eccetera. Due, è perché puoi stare un pochino più al sicuro dalle armi da fuoco. Ma tre, puoi <ride> mettere. Dent cioè, puoi portare dentro il tuo Game Boy inserendolo all'interno di un caricatore di un R15 e cioè, lì non ti cagheranno il cazzo. Quindi vai tranquillo, che eh, cioè, non è un problema. Capisci che? E ricordiamo ti... che negli Stati Uniti d'America l'ovetto Kinder è illegale, Legale. esatto? Perché è ritenuto pericoloso. Ma un califato un carro? Si, di... sì. no, scusate, <ride> cos'è sta storia dell'ovetto Kinder in America che è illegale? Ma è... Non lo sapevi? È perché è, oh, una... è un componente di plastica all'interno di un alimento, per loro è illegale. Perché in America devi sapere che per loro l'ovetto kinder lo mangiano intero, uh -huh. come c'è stata una denuncia alla Ferrero, perché madre americana dice: Eh, ma c'è scritto che la Nutella è un alimento salutare per fare la colazione, ma mio figlio è obeso. Poi, nonostante si fosse scoperto che il figlio mangiava un vasetto di Nutella a colazione, lei ha comunque vinto la causa. E la Ferrero ha dovuto spendere un sacco di soldi perché gli americani non capiscono il senso della misura. Ma che eh, ci vogliamo fare? D'altronde è un popolo il che misura i yard. Che misurano gli oggetti con i campi da football e eh, esatto. Eh, esatto. con le yard. Quanto eh, è alto l'Empire? <ride> sì. sì. Beh, è alto più o meno 22.000 tacchini. <ride> Perfetto, perché, grazie. No, usano tutto, usano tutti i sistemi di misura possibili, tranne i metri, esatto. <ride> il basta, basta anche <ride> solo pensare come, come, contano, eh, come contano i giorni. Cioè, perché devi mettere i mesi prima del giorni? Perché che cazzo che di sto... miglia, ma scusate, ma scusate, ma, ma, quindi, voi mi, mi state dicendo che in America non hanno le sorprese dentro le patatine. No, sì, no? ma è illegale. Ma che infanzia di merda hanno gli americani? Ci credo che e si beh, sparano in faccia. Eh, infatti si sparano. <ride> <ride> no, no, <ride> ma no, <ride> le, <ride> le San Carlo Junior, vabbè. E niente, que tutta quella roba lì è in Ma perché loro si mangiano le cose intere. Cioè, sono così rincoglioniti che loro vedono un, un cibo. Ah, buono, intero, così con tutta la carta. No, momento. no, no, questa cosa io voglio. Ah, voglio scoprire se è vera. I tepide, poi... i, tepe, i, i tepetide. Adesso tu mi metti un link che mi attesta per questa logo. cosa. In chat, dice: sì, Ma raga. In America, una tipa ha vinto una causa contro una società che faceva elettrodomestici perché non era segnato che non si possono asciugare i gatti nel microonde. Oh, grande, classico, okay. grande, classico. grande classico, ma è vera, sta cosa? Può darsi, sì. Ma invitiamo, in invitiamo in live, sta signora. Cioè, ma voi vi <ride> rendete conto che in America non possono mangiarsi le uova di Pasqua, ragazzi? Si regalano le ermi da fuoco. Cioè, di e che cazzo stiamo parlando qua? Ma, ma tra l'altro, allora, Simo oggi ha condiviso una, su Facebook una signorina molto particolare. Ma Rob, volevo la confermare a te: ma quello è un Barrett, vero? Sì, è un Barrett calibro 50, probabilmente se non sbaglio, ma credo di sì non è la versione semiautomatica perché hanno fatto anche il semi semiautomatico tu mi stai dicendo che esiste un barret semiautomatico però aspetta quindi sì te lo linko pure ma come serve un barret semiautomatico esattamente lo gli americani potete condividere lo schermo perché altrimenti non si vede facciamo vedere questa signorina scusa Rob ma gli mandi il link di Amazon americano perché puoi comprare su Amazon No, al Walmart però sì. Però no, occhio che in ah. periodo non potevi comprare i videogiochi perché erano considerati violenti. Eh, è vero che li avevano tolti dagli scaffali. Mm. Di, da, di fianco c'erano poi i, i fucili. America! Fuck yeah! America! Uh, fuck vediamo yeah. se riesco a farlo io. Tipo... Esatto. Eccola qua. La signoria... Qua è Rob. Ma... Mm. Cioè, devi essere un membro dell'esercito per avere un'arma del genere, mi no, auguro. Se tu hai i soldi, la compri. Un calibro 50, un Barrett costa 5.000 dollari, ma te lo puoi tenere a casa. Ho capito, ma con un Barrett io posso passare da parte a parte 5 case. Ma Hai capito, le mie 82, ma le l'M82 mica catalottini così Ragazzi, per farlo ecco. vedere basta. Lo usi contro i vicini. E eh beh, certo, sì, ma tra l'altro lo uso contro il vicino del quartiere di fianco, e ci passo in mezzo tutte le case che ci sono. Ma... Cioè, raga, Ma, ma che... comunque, Matt, tu ti faresti. Banco. Ti faresti Ma... prendere a Sganassoni da questa qui, eh, Ma se quella mi piglia a Sganassoni vado in terapia intensiva, lo farei, eh, non dico <ride> che non lo farei, però poi ci rimango secco probabilmente. <ride> Vabbè, ho capito, però capisci, Simo, che se uno arriva a sto livello e c'ha un barretto in casa, io due domande me le farei. Poi sì, diciamo che non gli andrei a rompere il cazzo, esatto, di disagio. No, no, non gli suonerei il, il campanello neanche per vendergli un folletto, sinceramente. Il campanello è no. tra le gambe, secondo me quello là, però... Abbiamo nel dettaglio <ride> Rob, non mi sembra il caso. No, no, esatto, esatto, hai ragione. <ride> in America adesso continuano ad arrivare queste informazioni interessanti <ride> a meno della <ride> King Mala 1991 dice che in America un tizio ha vinto una causa contro il detersivo perché non c'era scritto che non si poteva bere è più assurdo uno ha vinto una causa contro Starbucks perché il bicchiere era, era troppo caldo. Ah, no, vero, fanno, sì. ma questo sì, questo l'avevo letto anch'io. Tra no, l'altro, non è che ero vecchia, eh, è di, di uno o due anni fa. Cioè, io ero, ero rimasto incredibilmente deluso da Las Vegas. Perché quando nel 2012 ci sono andato a stare in America <coughs> po', praticamente ero andato a visitare Las Vegas con questo mio collega. E ho detto: Ma perché cazzo, Las Vegas è così amata dagli americani? Io non lo sapevo. dicevi, vabbè, i casinò gli hotel, eh, le tipe. no, il motivo è uno, è che puoi bere in strada perché sapete che in America c'è il divieto di bere con gli alcolici visibili in strada, che ti arrestano praticamente ma in Las Vegas no, in Las Vegas c'è un'altra legge, tu puoi bere la tua cazzo di birra, il tuo alcolico in strada senza oscurare eh, la bevanda e loro sono impazziti per questa cosa loro quando vanno in America si sentono liberi perché possono versi la birra in strada poi tutto il resto è a buffet, ogni cosa è a buffet, qualsiasi cosa è a buffet in America, paghi un bot. E ne consumi quanto vuoi, che siano armi da fuoco, e non sto scherzando, i poligoni costano tipo 45 dollari, spari un'ora con qualsiasi arma, dalla pistolina <ride> al Gatling Gun, raga, non scherzo, c'hai cioè calibro 30? C'è cioè, quasi co di cosa, levande, <ride> cibo, tutto è a buffet, tutto quanto, è proprio murica. Le armi a buffet, ragazzi, sono wow, ci andiamo, ragazzi. Sì, sì, cazzo, io voglio andarci, ragazzi. Ciao sub Vegas, goal ehm. a 2000 sub, andiamo a Las Vegas. Esatto, sì. E ci sposiamo anche, ragazzi, a caso? Eh sì. Dai, sì, sì, ho sempre desiderato sposarmi a Las Vegas, all you can shoot, esatto, cazzo, all you can shoot. Oh shit, bellissimo, raga, bellissimo. Che dire, oh. Ma parliamo Twitch, di Twitch, ehm, raga eh, scusa. Eh, come? Scusa? Sì sì, 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 no. In realtà, io sono interessato all'argomento. Fa fammi... fammi vedere se ci sono un po' di, di news sulle Twitch, no? No, Simone, andiamo avanti. Parliamo di, di, cose, di, cose, di cose belle. No. Parliamo di tipo di, di Sara. Ecco, Sara è una cosa bella, ad esempio, Vabbè, eh, no, ed è una, Twitcher, è una Twitcher, effettivamente, dannazione. Ho sbagliato. Porca troia. <ride> Ho no, saputo che la Cichibe, ragazzi, va in uh, Twitch Mondo. Se non sbaglio, c'è sì? un page mondiale, si sì? sì, la Se non sbaglio, la nostra Robertina ha raggiunto un traguardo non indifferente, anzi, eh, una cosa molto figa, molto bella, meritatissima tra l'altro. Meritatissima, Beh, ragazzi, ragazzi. Eh, la, la Cichibe comunque sa il fatto suo visto che eh, sta inserendo anche un sacco di cose belle. È una delle poche Twitcher che. Fa delle grafiche animate. Delle robe. Ma no, ma in chat la cichi. Ma Robertina. Oh oh, stavamo parlando bene, Roberta. Non stavamo dicendo che facci in giro. No, no, no. Comunque, ringraziamo i nuovi sub Nerd Salad. Attenzione biasus 3 e Mark 23:11 GER che si resabà per il secondo mese di fila. Bentornati allora. e benvenuti. A Steve. Voi siete benvenuti nella casa blu. Luscio aperto. No, no, <ride> no, no, stiamo <ride> pronti per, per cominciare, <ride> ok? Dicevo. Meno male. No, perché c'è un'altra versione molto pericolosa. Dunque. Ah, sì. <ride> Eh, eh, ragazzi, io voglio fare anche un altro annuncio. Ragazzi, io sono a una media di uno spettatore mancante per la parte per fare la richiesta della partnership. Eh, Ma lo vogliamo fare uno shout out al Bond Dangerous? Moderatori, Baccano. moderatori, facciamocelo. piatolo piatolo. Lo faccio io, shout out. Ciao. Eh. No. Che Dai, il buon eh. Dangerisk. A parte che a breve lo rivedrete sul canale eh, principale di Intail con un nuovo RPG Stories. Vuoi annunciarci qualcosa, Robertino? Vuoi farci uno spoilerino? Eh, sarà. Beh, sarà un tema interessante. Perché dovete sempre che gli RPG stories trattano temi che non sono i classici temi di chiacchiera sugli RPG, altrimenti facciamo. Eh, diciamo il classico gioco più famoso, eccetera. Si parla di temi abbastanza ricercati, quindi a volte sono un po' difficili da far diciamo, sorgere però in questo caso qua si tratterà di un gioco che ha ancora credo oggi un primato molto importante che ha a che fare con i costi di produzione e tratta di un brand super famoso al mondo quindi martedì eh, ne parleremo parleremo un pochino di quelle che sono state le sfide e c'è Luca che è già triggerato bene perché ovviamente è un tema molto caro al oh, bollotto no. però beh ma così praticamente gli hai già detto qual è il tema no <ride> eh no eh no gli abbiamo detto perché lo devono scoprire ricordati che L'internet è un posto molto strano. F, Effettivamente, dove le scorregge sono peti e i peti sono scorregge? Sì, oppure dove possiamo premere F in chat per Roberta. Quindi F in chat per Cikibe, ragazzi. F in F chat per, per Cikibe che gli hanno chiuso il canale, ragazzi. Mi piace, ragazzi. Era, era, era una brava ragazza, ma no, Questi di Bannerlord, ragazzi. Lo sto stuprando quel gioco sul mio canale. Bellissimo, Bannerlord. Minchia, troppe F adesso. <ride> Il potere dell'internet, Rob, mai sottovalutare il potere dell'internet. Ma io vorrei fare: scusate, sapete che io sorgo poco qui sulle vostre live, quindi cerco di dare più informazioni possibile e poi sparisco per settimane intere. Però oh no. volevo aprire una piccola parentesi su una delle vicende che più mi ha divertito in questi ultimi giorni. Forse i più accorti in chat sanno di cosa sto per andare a parlare. E ha a che fare con una streamer internazionale, non importa però mi ha fatto morire da ridere questa storia qua, perché, raga, non c'è fine. Sembra veramente di guardare un episodio di Yu-Gi-Oh! <ride> <ride> che si tratta? <ride> la storia di Caterino. Caterino è una streamer. Caterino. Portava... Caterino, si chiama la K, che portava tipo Minecraft, No Minecraft, è Minecraft. Eh, Minecraft, eh Minecraft. come, scusa? <ride> eh, niente. <ride> Ma in cosa? <ride> <ride> Allora, cos'è la storia che mi ha fatto spaccare dalle risate? Praticamente, questa qua contava fidanzata con un tizio, tale Carlson, che è stato uno streamer che diciamo, l'ha lanciata nel panorama di Twitch. Diciamo Hanno condiviso la fanbase e quindi era risaputo che lei era appunto la fidanzata di questo tizio. Però poi è uscito fuori così che lei tradiva questo tizio con un altro. Il problema è che cosa è successo? Effetto domino quindi oh no. che cosa accade? no Simo dai non puoi fare sta ah, cosa no è... Un... Eh, Simo è gravissimo ma perché? No. Ma è... parli di Caterino? Irmo. voglio vedere no, chi no, è con no, te no. sì. perché... fermo Simo. rimetti la nostra la... ma perché sì, non la si può? voglio no, vedere no, una di diapositiva Simo, rimetti no. le nostre facce Simone. Eh, aspetta Simo rimetti, Simone, rimetti eh, le nostre facce ok vai vai ti, ti, ti eh. metto in primo piano ti metto in primo piano te lo merito no, beh, ecco qua quindi così. fermi è stato gravissimo quindi che cosa succede? che quando si scopre che lei tradiva um, il, il fidanzato, escono fuori altri tizi che dicono, aspetta, ferma, ma, ma, ma tu non eri fidanzata con me? E un altro ancora sbuca, un terzo, ma no, ma tu non eri la mia fidanzata, il manager, Ghost, ma tu dicevi di essere fidanzata con me, esce fuori a ah, ieri sera che questa era fidanzata contemporaneamente con sei ragazzi di Twitch. <ride> È <ride> eh, idolo, idolo, raga. Fermi, non ridete, gravissimo. Che cosa vuoi dire? idolo Cosa succede? Questo rilascia un video dicendo che dà la colpa al suo uh, dissociamento della personalità. Sapete, tra il video scuse di YouTube, dove fai i capelli che non sono fatti. L'illuminazione, accendi la telecamera andando con la mano così, capito? Facendo. Eh, video scuse tipico di YouTube è così. Ciao, ragazzi, allora questo video, eh, ecco esatto vabbè inutile che vi dica che ha tipo 300.000 dislike e 10 like no il video, Vedete i 10 sono dei fidanzati che ancora non sanno di essere <ride> e, e questa cosa ragazzi, è diventata un meme a livello mondiale che ha portato alcuni streamer a fare la tier list, avete capito che fanno le tier list della A alla S dei ristoranti più buoni no, secondo il punto di vista personale, hanno fatto la tier list dei fidanzati di Caterino io ho io riso Tantissimo, questa cosa qua sta andando avanti e scopriranno probabilmente un settimo, un ottavo. Io, cioè, yeah. i commenti sotto i video sono bellissimi. Uno ha scritto: Sta collezionando più ragazzi delle carte di Yu-Gi-Oh! <ride> no, raga, è, è veramente un nuovo livello ti, ti seguo è da vero? quando avevi solo due fidanzati. Tipo. No, però, eh, ragazzi, per questo per dirvi che Twitch è un posto meraviglioso, così come l'internet, e io ovviamente ora sono totalmente dentro sta cosa e indagherò perché è diventata una... Come il meteo, ogni giorno c'è una nuova. Ma certo, po potenzialmente ma... è il prossimo argomento di RPG Stories. Quindi sì. <ride> è come un RPG, capito? Questo ha lo speech accento e lo charm accento probabilmente. Cazzo. <ride> ogni Cazzo. volta che livella si ottiene un fidanzato per dire. <ride> sì, eh, ovviamente stiamo cercando di riprendere a sorridere però ragazzi F per quello che pensava di essere l'unico fidanzato esclusivo tale Carlson che l'ha aiutato anche a crescere su Twitch, però cioè sono dei casi che ti fanno dire what the fuck, è peggio dei colpi di scena di sole enigmista. certe cose. È perché. meraviglioso, è meravigli infatti vedo un sacco di cose. È in chat, è, finciato, f è f fortissimo, è fin chat fortissimo, raga. Sì, sì, capite, però, cioè, wow. Vabbè, vai, ma ragazzi. ce ne sono stati, penso, nella storia di Twitch, di eh, avvenimenti strani eh, eh, che hanno fatto scalpore, non credo che questo Quindi, sia il primo... Quello là che faceva finta di essere disabile. Che per ha lasciato la, chat, la live accesa, E si è alzato i piedi, tipo, Co no, beh, no. vabbè, no, no, c'è la top 10 degli scam più grandi di, di Twitch che è spettacolare. Ma io voglio vederla, sta roba. Scusate, eh. Cioè, eh, lui era. Come la trovo? Ti prego, passami una diapositiva. Una diapositiva? Che cazzo? <ride> <ride> eh, allora, vediamo uh, Fake. Eh, allora, Twitch ban, Most famous Twitch Ban. No, no, no. Però aspetta, ma è roba che possiamo far vedere su Twitch? Eh? No, 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 te la devo far vedere a te perché non lo so, non ho queste Eh tue... no, esatto, eviterei, oh, eviterei, eviterei eh, ragazzi eh, che... Passate un PowerPoint! <ride> <ride> sì, passate un PowerPoint. Allora, <ride> era sto tizio che praticamente aveva basato tutta la sua carriera sul fatto che diceva di essere disabile, che non camminava, e quindi faceva facesse le donazioni, eccetera. Però una volta si è limitato la live accesa, contanto che l'avesse finita, si è alzato in piedi e ovviamente... C'era la ragazza che cercava, Wow, oh, miracolo! Poi è stato bannato all'istante da tutti i ban brutale, no? Oddio, io ho l'ansia di lasciare la webcam accesa, ma <ride> magari tipo in diretta, non mi ricordo che siamo rimasti online Il Sì, che ti stai segando in diretta, <ride> <ride> è eh, che sarebbe sul canale di Intel quindi si, uh, tutti in questa cosa motivo per cui io e Luca siamo avanti utilizziamo le fotocamere con lo, il copio obiettivo davanti vibrando in live <ride> e va bene mi... è... ora che abbiamo parlato del pisello possiamo cambiare <ride> <l> argomento <ride> non passiamo <ride> oltre, parliamo un prossimo argomento ragazzi, è il ruolo di Brie Larson nel nuovo Star Wars, che Luca ha gradito incredibilmente no, certo. Luca, cosa hai da dirci? sul Rey Skywalker eh, scusa, prego no comment, no comment. <ride> ho letto il tuo no, stato su Facebook proprio. che ti ha, ti, ha, ti, ha, ti ha picchiato tua moglie cosa è successo? scusa? sì sì, no, ieri, non mi ricordo perché è venuto fuori l'argomento ma a un certo punto eh, per prenderla un po' per il culo, però vabbè. Ti ho fatto... Sai, Chiara, te sei proprio veramente una donna forte. Sei forte come Ray Skywalker. Eso. Mi ha tirato una saccagnata sullo stinco. Che stamattina si è svegliata e mi ha detto ma sai che forse devo darti anche due? Eh. Scus Scusami, Luca, eh, sai che io tipo sempre... <ride> Appassionatamente per te Però te la sei cercata eh. Però te la sei cercata questo non sei... aspettavo così tanto astio. Eh beh Eh beh, eh beh, eh beh. <ride> Alabama wife Alabama wife <ride> <ride> Allora <ride> ragazzi Io posso chiedere Dei sub Qua in live Perché possiamo fare a Tipo 10 sub Spacchettamento in diretta Una Una patata ragazzi si spacchettamento indietro. che cosa hai ordinato che eh, cosa ragazzi è? qua vediamo un po' è arrivato, ah, è arrivato il, nuovo, il nuovo cavalletto perché mi serve il secondo punto camera uh, per i video per i video i ah, video ok qua, è arrivato sì, beh, sono due camere quindi un video capito ah ok Manfredo, manfrottoni, manfrottoni ha rotto i coglioni così il secondo manfrotto per poter fare volevo mettere l'altra fotocamera infatti in quell'area là per fare i video. Ma anche al posto del phone per capelli, al posto del phone per capelli, che è ancora là non l'ho ancora spostato. <ride> ah, perché, ti perché non puoi, puoi registrarti anche nei tuoi momenti caldi sul letto? Il il nei momenti caldi col phone? Perché l'unica cosa calda che mi rimane, ormai da, da mesi e mesi e mesi. mesi. <ride> ah, eh? il ah, che male! Ma se ti entra <ride> la polizia in casa, come lo spieghi il phone per terra? Scusa. Simo, è che quello è che... breve, quello è molto ah, Simone, breve. tira fuori questa battuta, voi vedete se che tempo fa Simone era in una situazione in cui veramente è veramente impossibile spiegare alla polizia perché il giorno prima era tipo a Bari ad un evento e c'erano le spo spogliarelliste brasiliane accanto, il giorno dopo era a Monbello in un manicomio abbandonato spiegare questa sequenza di eventi alla polizia cosa cazzo gli raccontate che ti fermano Dov'era ieri? E come cazzo te lo racconto? Ero... <ride> Ero a Bari, sai. Ero a Bari, poi a Monbello. Eh, eh. Sono uno youtuber. Cioè, <ride> per gattolo, istantaneo. Oh, god. Oh god. Eh, oh. Salve boys, oggi viene pubblicato su YouTube l'episodio 4 di Anime Selvagge, vero? Sì, assolutamente. Al termine di questa live, alle ore 15, tra un'ora, mm. eh, verrà pubblicato... Il, um, il quarto ah, wow, episodio, e meno male perché stavamo avendo dei, dei problemi. Stavo avendo io dei problemi sull'upload di YouTube con Google Chrome, che è YouTube è Google, ricordo. Lo sapete come ho risolto il problema? No, allora, ah, quello un paio di volte l'ho fatto. Praticamente, che cosa succedeva? Caricavo il video. Mi andava a 7%, tornava indietro. E riandava al 7%. Ma così per ore? No? Dico, ma cazzo, oh, che devo caricare i video? Cioè, come... Perché Madre. non ci riesco? Alla fine non riuscivo a trovare un metodo, neanche delle soluzioni online. Ho usato un altro browser. Sono riuscito a caricarlo con Internet Explorer, ragazzi. Ah, E sei però... giorni, eh? messo sei giorni. Hai cominciato a caricarlo prima però... ancora di girare. No, è andato una spada. Meglio di Google Chrome. Una spada. Una spada. Rai. Ragazzi, se mi sa che ricomincerò ad utilizzare Internet Explorer. Sembra che funzioni, Oh, eh? prevedzi. 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 io non direi cose. Eh, sei, è vero, scusate, è un po' come di, dire Spice Girl, Aroma. Ah. Oh no, scusate, <ride> Mi è successo qualcosa? Minchia, il no, no, no. tempo di dirlo, ragazzi. Ma è rotto? No, oh, fermi. Ma andiamo a leggere oh. un po' di, di commenti in cioè, chat, cazzo, non ce la stiamo cagando, siete in tantissimi, madonna cara! Siamo quasi Ehi. 600. Eh, a che ora esce la live di Anni Selvaggi? Abbiamo detto alle 3, alle 3, alle, 3, alle 15. Alle 3. Alle 3. E poi ci chiede, eh, Leo Man in Vespe, domanda: rendete il sabato appuntamento fisso con Rob che legge notizie e voi che commentate in maniera più o meno ironica e sarcastica? Lo sai che mi piace molto quest'idea? Il TG Rob, bello. Il TG Rob, tg -rob. Tg -rob mi piace, raga. È vita dal mondo Twitch e delle tot. Eh, volevo dire le eh, cosa. Twitch. E tra l'altro mi ricorda molto un vecchio format che facevamo sul tuo vecchio canale YouTube, sì. Rob, ti ricordi? Sì. ed era oddio com'è quello là sui morti tipo su sì, sì. gli strani omicidi quelle sì, cose là. sì cioè, sì ne avevamo fatto uscire di cose così dove commentavamo robe strane quanto è bello il nuovo Facci vedere il cavalletto Robbie guarda tuo black mm. Mm. Chiaro, così. blackhead proprio guarda. Mi, Mi gusta, piace eh, il tuo grosso eh. cavalletto nero oh, Robbie sì, cavalletta uh. eh. che è morto Simone um, Alabama oh. man oh. No, oddio, mi viene da risvenire, cazzo, non devo, mi, mi devo ricordare che non, non devo ruttare nella mascherina, e soprattutto dopo mangiato. <ride> e le, le, il TG Rob con la voce da inchiesta, no? Quelle cose tipo... Presente quando avviano i servizi nei TG, c'è sempre una voce da inchiesta che fa un sacco ridere perché è sempre uguale. E inizia tipo, eh, la parola all'inviato tizio caio, e parte il servizio, e che inizia qualcosa tipo... Una bolletta non pagata, un torto fatto al vicinato. È così che Simone Rosini è stato arrestato durante la quarantena ed è sempre così. Torto. È vero, c'è cioè questa cantilena. Che faccio una musica di sottofondo Sì, no, sì esatto. Allora, va, va, diamo una notizia da leggere a Roberto Voglio una notizia da vai, leggere vai, a Roberto In, in chat vai, te, ne, te ne scrivo una basata su Simone, ragazzi Vai, vai, vai improvvisi allora, okay, Simone... no. la Aspetta, attimino. aspetta, metto una musica da, da telegiornale Datemi un attimo No, musica adesso. Aspetta, aspetta, TGCom Music Vediamo se la trovo <ride> <Come TG com? ride> La musica del TGCom C'è, cioè... Allora, vediamo Scusa, ma se no. metti su una musica Digital magari non protetta 24. da copyright, breaking eh, news. No, giusto così Vai, aspetta, aspetta, sto scrivendo la notizia. Ah, stai, la stai scrivendo? Eh no, cazzo, allora prepara. Quando sei pronto dimmelo che abbiamo anche la sigla d'apertura. È bellissima, c'è proprio la musica, rarissimo sottofondo musicale di TGCOM. È bellissima questa cosa. E il titolo è così, eh? rarissimo. è rarissimo. Povera. Io riporterei in auge il bellissimo programma che c'è su My Director, Super Vero TV. Super Vero TV, bellissimo. <coughs> attenzione, attenzione. Attenzione, no, TV. È corta la notizia, però rappresenta un po' lo spirito di Simone. Vai con Vai. la musica. Allora, vado. 3, 2, 1. TGCOM 24. Sento, aspetta. Vai. Ma che è sta roba? Aspetta, cos'è TGCOM 24? Aspetta, la devo far ripartire. Allora. <ride> Ma io... Non... <ride> Questo è alto giornalismo, gente. Ci dobbiamo coordinare. È breve giornalismo. Ci dobbiamo, brevi, coordinare. Brevi, brevi giornalismo, ci dobbiamo coordinare. Lo so che è difficile. Sì, tre... Ma se mi metti la voce del TG Com24 sotto, no, non c'è la voce. La voce è l'apertura, ok? Ti dico io, mm. vai quando, quando finisce la voce d'apertura e parte <ride> la, la musica di sottofondo. Ok? okay. Sei pronto? 3, vai. 2, 1. <ride> uno... Non ri non ridete. Aspetta, ho un'idea, ho un'idea ancora migliore. Aspetta, 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 facciamo proprio la sigla d'apertura così e poi ti metto in primo piano, ok? Sei pronta? Sei pronta? 3, 2, 1. TGCOM 24, Breaking News. Vai. Una multa non pagata, un torto mal interpretato E così che Simone Rosini, classe 89 È stato arrestato dalla guardia di finanza per speculazione sul proprio canale YouTube Il vicinato ha dichiarato di non saperne niente Poiché tra rumori molesti, rutti e altro hanno preferito non testimoniare <ride> Io mi ero già appassionato eh sì, lo so, lo so. Io voglio, la voglio la versione completa Allora a no, versione completa a 1500 sub, <ride> nu nuovo <ride> sub, <ride> <ride> nuovo format su in Twitch, in Tail. Facciamo. <ride> facciamo cioè, in news come lo chiamiamo in, in news, news. Tipo, io breaking break news breaking news va bene tipo con 3 n Caterino tipo un, una relazione mai finita altri sei ragazzi che non sapevano Caterino così rimane capito cioè tutte queste cose <ride> <Greve>. <ride> greve 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 oh Dio, se solo fossi donna te la darei cazzo no, oh, <ride> tantissimo fortissimo New tales in news grande grande roberto una certezza una certezza ah ragazzi andiamo, andiamo un po' vediamo cosa e, dice io, la chat io dovrei essere per lo stato italiano io sono un imprenditore e ragioniere non vorrei comunque uh cazzo in chat ci ricorda gjuus 104 32 incredibile Bile. Te lo ricordi incredibile? incredibile sì, lo È vero che noi l'abbiamo fatto tempo fa. Un telegiornale in realtà su YouTube, okay. Sa sarebbe da mandare uno spezzone, eh? effettivamente. Sarebbe da mandare uno spezzone, però no. non lo so perché non lo vedo da troppo tempo e sai che mi provoca del cringe fortissimo. Sì, di sì, guardare sì. i sì. vecchi Chi video, lui ci ha già fatto TG Rob 24. Ragazzi, sì, sì, abbiamo... devo <ride> Perfetto, mettiamolo perfetto. <ride> in trend su Twitter. TG Rob 24, mi piace il TG Rob 24. <ride> Io me lo immagino con eh, ogni inizio live con Rob che legge una notizia, accompagnata ogni volta da una musica diversa, ma sempre in tema. Ragazzi, eh, stai, mi state stimolando la prostata. Io questa cosa penso che la farò. Eh. Simone, eh, non si mole, ma cosa vuol dire? Eh, <ride> la fantasia, volevo dire. La, la fantasia. Guarda, Luca, non facciamoci neanche più domande. Ormai, effettivamente, ragazzi, dato che ci sono un sacco di. Eh, personcine belle che stanno un sacco su DD, avrei da chiedere un consiglio. Allora, parliamo un po' del tema principale di questo canale. <ride> che siamo andati <ride> leggermente off topic. No, nah, nah. secondo voi si può creare un tifling paladino o è un controsenso? N eh, nan che se lo immagini con un leg legale malvagio, vabbè, eh, la seconda domanda credo. Mentre la scriveva, gli ha preso un ictus. Sto ragazzo, eh. però no, comunque in quinta edizione puoi fare il cazzo che ti pare. I paladini in quinta edizione non sono più legati al concetto di legale buono. Quindi puoi fare tranquillamente un tifling legale malvagio, anzi caotico malvagio. Paladino. L'importante è che sei fedele al giuramento che presti. Può essere anche giuramento di vendetta. A quel punto, non ti frega un cazzo di niente e di nessuno se non di. Uh, come dire, portare a termine la tua vendetta. Stop. Uh, raga, breaking news su Luxastra, anime selvagge, le varie campagne in futuro, creando le notizie per le partite. Una tele Carino. Un telegiornale che potrebbe anche entrare a far parte delle campagne. In questo Attentura. caso, in quelle ovviamente più odierne. Attenzione, attenzione. Beh, potremmo fare il, il TG Semmarie TG. Esatto, esatto. Che comunque, eh, ieri si, si No, ieri, l'altro ieri. Con Gabrio, Sara e Giulia ci ha preso veramente lo schiribizzo di provare a un domani, quando sarà fin la quarantena, fare un viaggio a Saint Marie de la Mer. Eh beh, ragazzi, non, non è una casualità che io l'abbia scelto. Sarebbe veramente figo. L'Ucraina è così lontana, ecco. No, infatti... no, un paio d'ore in è... macchina e eh, la raggiungiamo. C è un eh. ti ricordo. Eh. È vero, è vero. È bella che vero. Che oh, mamma mia, che ubriacata Cosa? che mi sono preso. Eh, Cosa sì, eh, sì, cose... eh. vecchie storie. Ciao a tutti, volevo solo scusarmi per il discorso di ieri sul metagame, dice Rape98, che ammetto non ricordo. Ho usato la parola metagame in modo errato e non ho fatto capire ciò che volevo dire. Non vorrei aver offeso nessuno, ci ho pensato, è stato male per tutto. E eh, sono stato male per tutta la giornata di ieri. Ma no, no. ma. allora, F. F in chat per Rape98, no, assolutamente, non ti preoccupare, io adesso non ricordo qual è la, la cosa Ma a volte comunque alcuni di voi scrivono dei commenti dove ci fanno delle domande, mi stanno scrivendo davvero F in chat <ride> eh, Che vengono mal interpretate perché magari non le scrivete con la giusta attenzione Quindi io vi invito tutti quanti ogni volta, quando ci fate una domanda, soprattutto se la mettete in evidenza perché poi alla fine, cioè, le, le, le notiamo di più le, le domande in evidenza, è ovvio. Eh, state molto attenti, rileggete, prendetevi del tempo. Poi magari fate copia e incolla di tanto in tanto, se vedete che sono tante il flusso di messaggi, non le leggiamo. Però così evitiamo perché anche ieri io ho risposto a un paio di ragazzi in maniera molto seria sugli argomenti trattati appunto nella scorsa live, che erano anche abbastanza delicati e importanti. E mi ha dispiaciuto leggere poi successivamente, ma io non intendevo questo. Siate specifici perché come avete visto anche le domande molto lunghe io mi prendo il tempo e le leggo perché se qualcuno si prende del tempo e, e, e ci scrive qualcosa un testo così cioè, mi spiace non leggerlo capito non dargli attenzione quindi mi raccomando pensateci bene prima di scrivere esatto un... non fate come Simone che parla di Hitler in live anche... <ride> esatto che già adesso sono misogino nazista vediamo che cos'altro succederà prossimamente Uh, 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 Spider-Man ha il senso di ragno Simone Man ha il senso Prostata, esatto esatto. <ride> cioè, adesso anche la prostata le È più potere oh. <ride> uh, Simone Rosini Seudin Tail È stato arrestato per molestia sessuale Utilizzo proprio della sua posizione di Ma Questa la devi leggere Roberto, scusate eh. <ride> no, <bello. ride> Alessandro Consoli, un messaggio in evidenza poco so allora. Sopra le, la, la lista infinita Di F è <ride> il oh, primo messaggio in evidenza <ride> oh, ma Simone Rosini, CEO di Intel, è stato arrestato per molestie sessuali, utilizzo improprio della sua posizione di potere. L'imprenditore Ostiense ha percorso ripetutamente con i suoi testicoli il suo sottoposto ad Arcandros. <ride> <ride> Dibaggando gente, non dobbiamo fare una mail dove la gente ci manda le cose dall'estero. <ride> che farite? No, perché no. potrebbe essere vero. Sì, 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 no, il fatto è questo. In realtà ragazzi, è vero, so è, su è successo davvero a, a Luca. <ride> Facciamo un contest, raga. Che cosa, il T-Bagging Andros 2019 No, a parte, di no, a parte quello che è già una realtà. No, fare una roba tipo su Instagram, ragazzi, taggate e in tail eh, e in TG o in Breaking News o là che cazzo no, di nome. No, RobNews24. Con questi due hashtag e pubblicate su Instagram le notizie più... Più, più migliori che riuscite a pensare, ragazzi. Così poi ve le rifaccio io con la Esatto, esatto. Poi, esatto. poi facciamo un episodio speciale di RPG Stories con uh, Rob che legge tutte le notizie. Allora, alla mentana, che... però, allora, vede alla... sì, che sì, si sì, si si fatta così, no? la è, che è così lui. <ride> tipo, allora, no, fa... facciamola... da studio di TG La 7 oggi <ride> abbiamo abbiamo qua cioè... allora, secondo me qui quelli... Del TG La 7 hanno dei problemi col gobbo perché no, no, eh, ho notato che tutti quanti i conduttori del telegiornale parlano dopo un po'... Uh... Uh. <ride> no, no, tipo mi stand by no? allora Rob facciamo così tu le registri sì. ok e poi dopo me le mandi io ci metto video mm. stock sotto sì. <ride> Da YouTube che magari non c'entrano assolutamente nulla, però è bellissimo Dai, me, sì, sì. Matta, allora, matta. Allora, con i sottoterzi con, con i nomi enormi. Allora, per... le, vediamo, le vediamo per la prima volta in, in live, qua, tutti insieme. Allora, per, per stimolare la, pro, la, 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 la creatività di Roberto, eh, facciamo così: facciamola bene il contesto, facciamolo bene. Potete pubblicare eh, con l'hashtag intel e ehm, tgrob24 che mi sa che il 24 non viene considerato. Quindi solo Tgrob. Quindi mi raccomando, hashtag intel. È hashtag tg rob un'immagine uno screenshot di roberto e nella descrizione delle foto mettete eh, quello che volete che lui legga perfetto sceglieremo <ride> le migliori e le monteremo le vedrò solo io che le ho montate roba esatto. eh, <ride> dette Tutto. e poi tutti insieme magari il sabato boh non lo so decideremo le metteremo qua su schermo grande le guarderemo ah, ma io mi sento male bellissimo, teatro, eh. bellissimo raga bellissimo <ride> Uh, cerchiamo qualche domanda seria. Simo ma i cinesi? Eh, ma non è seria. Ma cos'è? Ma non è seria. Eh. Anche noi, però, ragazzi, lasciamo leggere le, le, i messaggi a Simone. Che cazzo, eh? cioè, Oggettivamente. Come dire, e eh, eh, vabbè, ma, ma, ma sono pericolose le radiazioni. Poi andiamo a sniffarci i resti di Chernobyl. E eh, cazzo, un po' ce la cerchiamo. Dai, 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 di tanto in tanto una domanda seria valletta. Eh, piece of Crazy ci chiede: Conoscete ah, i Dungeon? È un esperimento molto interessante dove sì. una intelligenza artificiale. Vai, sparpa. Sì, dici. sì, sì, sì. sì, sì L'ho usato l'altra sera, non sapevo che cazzo fare. L'ho scaricato. È un sì, creatore dinamico. Io. Di mh, avventure, tu scrivi praticamente, cosa ne so, ti dicono: eh, L'intelligenza artificiale ti dice stai dando la caccia a un drago e hai una spada in mano, che cosa fai? Tu scri rispondi scrivendo proprio il messaggio, dicendo: Cosa ne so, ehm, picchio il drago con la spada, lui calcola e ti dice l'esito, e così va avanti, capito. Eh, cosa c'ho? Ah. So? dici non picchio il drago, voglio tornare al castello. Allora, carica e ti dice: oh, Ok, stai scappando dal drago. Durante la strada incontri questa persona, che cosa fai? La uccido e così via. Capito? Figurati, possiamo farlo Spendere in live. live? Eh, ma no. in inglese, nooo. Basta. Basta. No. Mi piace. Io l'elfico non lo parlo, ma è no. certo. No, no, non sono capace. Eh, da che è, sapevo al TG la 7, non hanno un testo e fanno a ruota libera. Per questo, in alcuni momenti si bloccano. Ma, ah. ma vanno proprio ragazzi, cioè, tipo, gli devono spostare. Sembra che non c'è campo <ride> non... Alt F4. Sì, sì, si, si, si baggano, sono bellissimi. Ehm... Cerchi manuali di GDA, allora, questo è, è Stream Elements. Vogliamo leggere anche Stream <ride> Elements? <ride> dai, dai, <è> <ride> Vabbè. no, sono alla ricerca di messaggi interessanti. Non so se è già stato chiesto ieri perché mi sono perso la live. Ma eh, domanda per Matt: Dato che sì. Simo è ormai condannato su Anime Selvagge, F, in chat per Frank. Hai già in mente con chi sostituirlo? Certo, Bene, grazie. Tanto andatevene tutti a Fanco. chi è questo lo banno. <ride> eh... Sì, ragazzi, ovviamente, come ben sapete, io ho ruote di scorta per ogni giocatore. Eh certo, grazie. Perché aspetta, è partita la F, che è successo? No, eh, era F in chat per Fred. Eh, Frank. Frank ah, mi okay. era giangire come e eh, come lanciare i petardi. <ride> Michia, Frank, going full Simone. Proprio eh, sì, sì, esatto. Sì, Nell'episodio 4 è andato un po' in: Going full Simone. Esatto, quella povera donna di Angelique che rimarrà adesso vedova eppure senza figlio. Vergogna, ah, eh, never eh. go full Simone. Lezione di vita, ragazzi. No, never go full Simone. Esatto. Mai, Io mai, ho, mai, mai. Ho seriamente paura di, di sentire che cosa diranno nelle recensioni mercoledì. Che sai che escono sempre il giorno prima di anime sì, Esatto. Le recensioni, 20 Facce, che l'altro canale che non ricordo mai come si chiama, mannaggia il porta. Evernote, no è qualcosa del genere, tipo Evernote Everone, Everone. sono molto carini tra l'altro perché mi piace che le loro recensioni siano sempre, sempre sincere ed è, è proprio per questo che adesso mi sono spaventato perché ho giocato proprio di merda no e vabbè beh hai giocato come pensavi, <ride> come ti ispirava a fare. È proprio quello l'errore, è stato proprio <ride> quello. Smoke a 88, ma perché cazzo parte la pubblicità nel momento che state rispondendo? Allora, ragazzi, le pubblicità potete tranquillamente non vederle se vi sabbate, eh, il che eh, ci dà anche eh, un grande vantaggio a noi più sub abbiamo, più abbiamo la possibilità di autofinanziarci e ottimizzare eh, I nostri contenuti, tra le altre cose, eh, non so se è mai stato detto su Intel per i novizi perché molte persone si sono fatte Twitch apposta per seguirci. C'è la possibilità anche di ottenere una sub gratuitamente con Amazon Prime. Esatto, non so bene come funziona. Vuoi spiegarlo tu, Matt? Mm, praticamente ehm, facendo l'abbonamento Amazon Prime che ormai ragazzi potete trovarlo veramente a cifre irrisorie, ogni mese Amazon Prime oltre a tutti i vari benefit tipo Amazon Video, Amazon Music eh, le spedizioni più veloci con il Prime, vi dà anche un uh, Twitch Prime, ovvero un abbonamento che potete regalare, cioè, che potete uh, fare ad un canale qualsiasi di Twitch, può essere il nostro può essere quello di qualcun altro, però sicuramente è un'applicazione molto interessante che può supportare il vostro streamer preferito oh yeah baby uh... ah, mi raccomando ragazzi perché ogni tanto ci sono dei problemi con questa cosa uh, la gestione del dell'Amazon Prime va fatto tutto quanto su Amazon non sul sito di Twitch certo e, mentre per tutti quelli che ci stavano mm. chiedendo che cosa fossero i, tit i, i titoli di coda che sono apparsi in anime selvagge eh, non l'abbiamo spiegato ma Praticamente tutti coloro che si sabbano ehm, durante la live di Anime Selvagge vengono ringraziati automaticamente nei titoli di coda. Quindi eh, è un metodo un attimino... Piano piano cominceremo a implementare sempre più cose per ringraziare e per dare dei privilegi ai sub, come le emote e altre cose. Esatto. Ci chiedono se faremo mai una campagna sul manuale Mutant e Mastermind. Mutants e Mastermind, ma mi sa che ne ho sentito parlare. Può essere sì. abbastanza famosino. Dai, ragazzi, eh, non possiamo fare 500 campagne contemporaneamente. Adesso che abbiamo uno studio, vedrete che vi daremo molto, molto materiale su cui esatto. eh, lucrare. No, lucrare. Scusate, avere della lorra e El lucubrare. Mi sa elucubrare. che mi ah. sì, sì, hanno sì. fatto una domanda che mi colpisce in prima persona. Dicono uh. Jacopo Pocher dice: Ma zio, Rob, sarai mai un player in qualche campagna? Ma qui lascio rispondere a Matt. No, perché purtroppo è stato indagato ed essendo un pregiudicato, Rob non può partecipare alle nostre campagne. Sorrattamente. <ride> cioè, L'unica eccezione è Simone, ma Simone ha creato <ride> il progetto e quindi niente. Eh sì, per anzianità de del progetto. Vabbè, ah, solo per anzianità del dell'essere <ride> pregiudicato. No. <ride> Domandina. Siamo... Ah sì, scusa, ma. No, qua vadi, sono vadi. Perché Simona mascherina? Perché, come si direbbe in sardo, l'ho preso a schiaffi a bocca. Andiamo avanti, alla prossima. significa a schiaffi a bocca i detti o sardi? Schiaffico... Ah, no, ma fa malissimo, malissimo, ma è grave. Greve, sì, greve. Domandina carina, carina di Kimi 047. Non l'ho preletta, eh, quindi la leggo in diretta. Quale manuale ambientazione consigliereste a un neofita? Consigli per combattere la timidezza nel ruolare? Io ci. ma sono tante domande. Eh, io ci provo, ma non riesco mai a buttarmi. PS, vi adoro, siete fantastici. Si vede che mettete un sacco di impegno di Nutele. E fidatevi, viene eh, molto apprezzato molto. Ok, ha <ride> scritto di eh. parole, grazie. No, beh, eh, viene molto apprezzato! Molto, io, molto. Molto. molto, non c'era la virgola, però. State facendo avvicinare una personcina timida, insicura e introversa, a un mondo bellissimo, quale quello di DD. Un abbraccio a tutti, ma in particolare a Simone. Oh, vieni qua, che ho le ascelle sudatissime vieni, che schifo ehm, quindi, eh, ripeto le domande: manuale di ambientazione consigliato per un, neo, per un neofita e consigli per combattere la timidezza nel ruolare. Ma manuale, Ma per iniziare a iniziare, secondo me lo starter set di DD va benissimo, perché ti dà una mini campagna che ti introduce a tutti i vari argomenti utili eh, del gioco, che secondo me proprio può essere anche tranquillamente evolvibile poi nei manuali di ambientazione che possono essere o Waterdeep oppure la, la, la campagna di Tiamat che, se sì. mi state, apro una parentesi, sì. ricordo male, in questo periodo di quarantena, lo danno in PDF gratuito su sì. Wizard, americano, ma non so se anche in italiano. Se no, in caso sul sito di Need Game, ragazzi, stanno dando un sacco di cosine carine. Uh, gratis, e soprattutto ci sono un sacco di sconti. Quindi andate a buttarci l'occhio. E vi ricordiamo anche, ragazzi, che se andate sul sito dei nostri sponsor, ovvero Fantasia Store, usando il codice in 10 oppure MET10, potete avere un golosissimo 10% di sconto sui vostri acquisti. Okay. Quindi approfittate. O, o squisti anche se o volete. Dunque uh, 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 ne approfitto a rispetto. Per rispondere a Mr. Snowman sulla domanda che abbiamo, eh, a cui abbiamo già risposto, quindi a che ora esce il vod di Anime Selvagge? Che giovedì non sono riuscito a seguire, esce sempre oggi alle 15. Attenzione, ve lo link in chat sul nuovo canale. Secondario, che finalmente. No, ho sbagliato. Ho sbagliato a scriverlo. Ho sbagliato a scriverlo. Ho sbagliato a scriverlo. Fermi! Fermi! Eh, allora. Non... No, no, no. Stavo scrivendo twitch.tv slash intel tv. Invece, no, è in youtube.com slash intel tv. Ve lo linko in chat, ragazzi, perché abbiamo finalmente ottenuto l'url. Per il yeah. secondo canale di oh, YouTube, finalmente. Che più facile da ricordare. Ogni volta dobbiamo uh, copiare e incollare dei geroglifici praticamente, quindi scusate l'errore, cancellate quello che ho fatto prima, youtube.com slash intel è il secondo canale dove ricarichiamo ogni volta i VOD dopo 48 ore che vengono eh, realizzate le live, quindi eh, iscrivetevi se non volete perdervi niente, perché come abbiamo detto i VOD su Twitch sono visibili esclusivamente ai sub. Um, facendomi un paio di conti seri, eh, sono risultato essere il centunesimo prima dei credits che ha fatto il sub. Non sono apparso nei titoli di coda per uno, un pochino mi si è stretto il sacro orifizio. Beh, <ride> bellissimo, eh? Rage Rack, ti salutiamo e ti stringiamo l'orifizio con gentilezza, ma, ma... con affetto. No, con affetto. no, io lo faccio in maniera rude da, da, da maschi. Maschi, il film. Maschi, il film. Ma, ma è la, la risposta di prima? Perché ci aveva chiesto anche per la questione della timidezza. Uh, ah, sì, io, sì. Sono, io sono molto per la terapia d'urto. Mm, se c'è un problema, affrontalo. Ma proprio buttandoci al 100%. Buttandotici a, al 100%. Uh, il, il problema della timidezza, comprensibilissimo. Anch'io una volta ero estremamente introverso e timido, ragazzi. Voi non avete conosciuto il, il Mette di liceo, e meno male che era una persona totalmente diversa e molto disagina, ma soltanto. Imponendomi di superare determinate cose. Ora sono il Matt che vedete qui presente davanti a voi. Che ha comunque dei disagi abbastanza evidenti, ma non gli stessi. Le disabilità evidenti, ma quello è un altro discorso. <ride> e quindi buttatevi: questo è il mio unico suggerimento. Non buttatevi nell'oceano a, a cazzo durissimo, ma buttatevi in situazioni sotto controllo. Provate iniziate a giocare con amici di cui fi vi fidate. Potreste anche giocare con la vostra famiglia. Se. Si può far sentire ancora più al sicuro. Giocate con persone che siete sicuri. Uh, vi aiuteranno e non vi giudicheranno. Poi da lì, piano piano, sviluppate e andate avanti ad affrontare la cosa sempre con uh, più rischio e più scommesse. Giustamente mi direte: sì, ma Matt, grazie al cazzo, tutti i fenomeni a dare questi consigli così qualunquisti. E la risposta è sì, ragazzi. Ma io vi aggiungo una cosa: senza disciplina e senza forza di volontà, non si riesce a fare un cazzo. Voi doveste essere i primi a investire su voi stessi. Voi dovete essere i primi a crederci, perché se non credete voi in voi stessi, nessun altro lo farò, farà. È detto ciò, prossima domanda. O no, oh, a meno che qualcuno voglia aggiungere altro. Mm. No, io sono abbastanza d'accordo. Eh, può sembrare strano, ma anche io sono stato un. ero una persona molto timida. E mi ricordo perfettamente la mia primissima giocata a DD, che non mi aspettavo proprio che cazzo fosse. Cioè, non sapevo che, co che cosa aspettarmi da, da Dungeons and Dragons. Me ne aveva parlato. O mio compagno di banco E, e mi convinse a fare questa cosa Mi ricordo che proprio il, il, Per me la doccia gelata Fu proprio il fatto che Non sapendo che cosa aspettarmi Mi ritrovai all'improvviso queste persone Che interpretavano dei personaggi anche col vocione no? Dicevo oddio ma quindi devo fare sta roba Cioè io ci avevo messo tipo Un'ora e mezza per fare il personaggio E solo mentre è iniziata la partita Mi sono reso conto effettivamente Di che cosa significasse Loro lo davano per scontato che io lo sapessi mm. Quindi eh, quello che io ti posso suggerire è ruba molto con gli occhi, lo faccio tuttora con, uh, con uh, tutti i giocatori anche di Intel e non solo, Internet ci permette di vedere tante campagne, noi non l'abbiamo mai nascosto, non siamo l'unico canale Twitch o YouTube che tratta il gioco di ruolo, che mostra campagne di gioco di ruolo, ce ne sono tante, quindi anche osservare gli altri ti permette di, di, di apprendere. E un altro suggerimento che io, personalmente, vi posso dare è... Comincia con qualcosa di semplice. Molti ci dicono... Ah, che cosa ne pensi di questo tiefling arcimago... Con il cazzo che diventa un drago a seconda dell'incantesimo? Fermi. Non, non fare roba... Non cominciare con, che so, il personaggio che ha la doppia personalità... O cose del genere. Eh, resta su quello che è una comfort zone. Sei tendenzialmente una persona timida... Un suggerimento che io posso darti è interpreta una persona timida. Verissimo. Eh, trasforma il tuo punto debole nella tua caratteristica peculiare, in un punto di forza del tuo personaggio. Anche perché poi piano piano la timidezza sentirai svanir, eh, farla, Sentirai che svanirà, e quindi ti renderai conto che la starai interpretando non più. Eh, non sarà più un malus, diciamo per te. Ma sarà un, anche una, una forma di allenamento. Fidati. Buttati. Uh, Ciao ragazzi, ho mandato un messaggio su Instagram ad ognuno di voi di Luxastra. Appena avete un po' di tempo libero, mi potete rispondere su Instagram. Mi chiamo Giuseppe, Giuseppe Santoro. Eh. Sono tanti i messaggi che ci arrivano. Non ti posso dire con sicurezza. Perdonami se non ricevi risposta. Lo dico anche a tutti quanti. Ma c'è una mole di messaggi incredibili. Sì, eh, in ragazzi. Considerate anche che poi uh, Instagram non è che... Abbiamo tutto sto tempo ogni volta per spulciarlo, tutto, 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 tutto. Abbiamo molto, molto eh, su cui lavorare. Adesso so che essere bloccati in casa ci ha rallentato, ma non ci ha fermato. Anzi, per, per determinate cose, anzi, c'è solo aumentata la mole di lavoro. Ragazzi... Scusate, ma c'è stato Jack Torres che ha fatto il lost. Non so se l'abbiamo visto. No, mi era lost, mi è passato... Jack Torres con 265 persone, se non sbaglio. Attenzione, no? grazie a Jack ah. Torres. Jack Torres 90, non sapevo... No, non me ne sono accorto perché non c'è stato <coughs> l'alert E anche Mr. Jemps per la Saba, no, 84, grazie ragazzi. Grazie mille. grazie, grazie, grazie Mi eh, cioè, è passato sotto agli occhi Jack Torres, grazie, grazie mille. Io ti... vorrei aprire anche sempre le mie parentesi. Quando prima Simone ha detto di rubare con gli occhi, eh, volevo solo dire che la mia famiglia non è eh, coinvolta in questo furto eh, e quindi non eh, cioè, rubate con gli occhi. Fisici. Oh mio dio! Oh. Ah. Oh. Va bene, allora. Fico, allora esco. Mi fa piacere collaborare con te Luca. Eh, ti, ma, Luca Ti mandiamo dai D20 Nation C'è già Gabrio che. <ride> ma perché sempre questi poveretti <ride> di Diventination? No, no, no. Gabrio li mando dai Dice Games Italia. Luca. Ah, ok, dai, giusto, giusto, Nation, giusto, giusto. Che sono altri canali che salutiamo molto. Eh, molto importante anche il panorama italiano del gioco di ruolo che anche loro trattano e, e portano campagne. Chi lo sa, magari un giorno collaboreremo. I Face Palm come vanno avanti? Ma... <ride> eh, domanda: ma perché nell'URL del canale YouTube tail c'è eh, scritto Evitate Simone? <ride> perché dovete evitarlo, Simone ragazzi. Sì. Dovete evitarlo. È un easter egg. No, allora lo, lo spieghiamo. Inizialmente, quel canale era il mio canale personale. Eh, io per chi non lo sapesse eh, gestivo un canale eh, si chiama fancazzisti anonimi eh, per molti anni sono stato sulla piattaforma youtube e, e avevo un canale secondario che era il mio canale personale dove ricaricavo fondamentalmente stronzate dopo anni di inattività ho deciso di tornare e eh, di inserire in tail <ride> che cosa sta succedendo e eh, eh, di, di, di di partire già con un'utenza che è, era mia, che mi ero conquistato nel tempo. Quindi adesso, in realtà, eh, l'URL del canale è youtube.com/intail. slash Però eh, a volte, se, se si apre eh, l'home page del canale, ti risulta l'URL vita di Simone. È un easter egg. Eh, mm, mm, mm. Mi ricordo che durante l'assemblea di istituto io e degli amici ci mettevamo a giocare a DD, solo che ora tutti i miei amici sono all'università e io non so come ricominciare a giocare a fare una campagna come si deve. Cosa posso fare? Allora. Cercare eh... nuovi, nuovi compagni d'avventura Sì, che detto così Dice, eh, vabbè, ma come? Eh, e vabbè. come? Te lo diamo noi la risposta Puoi unirti al gruppo Telegram di Intail Puoi unirti al Discord di Intail Puoi unirti alle varie community Dei vari canali, dei vari partecipanti di Intail Puoi anche usare l'applicazione Find a Player, che è una pagina molto intrigante Del sito player.it Nostri collaboratori, dove puoi fare Una ricerca molto specifica Dei giocatori per regione Diciamo, noi siamo molto fieri fiel 555 intel riceverai un messaggio privato da Simone. Esatto, no. sì, sì, un rutto. Si leggerà gli orifizi. Eh, no, cosa? cosa? Un messaggio. Eh, non... no. eh, siamo molto fieri della community che si è venuta a creare di, di intel Sono tutti molto carini e coccolosi. Si sono formati tanti gruppi di amicizie. Eh, anche delle coppie, tra l'altro, e eh, 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 parecchie parecchi parti di DD. Che giocano alcuni anche nello stesso Discord, dove c'è una suddivisione per stanze. E eh, eh, se riesci a trovare un master, ma sono sicuro che se scriverai nel gruppo Telegram ai eh, ragazzi, magari più di una volta, prova in vari fasci orari della giornata. Eh, sto cercando un gruppo per giocare a DD. Sono sicuro che riceverai risposta. Eh, giocano in, davvero in tanti. A volte anche con alcuni membri di Intel. Ad esempio c'è Tommy che su Discord sta portando una campagna con alcuni fan di, di Intel. Anche Gabrio, se non sbaglio, voleva fare questa cosa, poi non so come è andata avanti. Ti chiedono, Matt, co cosa ti è sembrato, cioè come ti è sembrato il finale di Steven Universe? Future? Non, non l'ho ancora visto, raga. Non ditemi nulla, perché ho preso... Ho preso cioè... Io Steven Universe me lo vedo sempre con Claudia. Quindi Steven Universe, il finale finale. Il film lo sono visto per cavoli miei, perché ero troppo curioso. Però il finale me lo guarderò con Claudia. Quindi non so nulla, non voglio sapere nulla. Devo, Devi... devo vedermelo anch'io, diamine. Io non so nemmeno cosa sia Stefano Universo e non so se lo inizierò. Quindi. Ma sai che. È, è molto carino secondo me. Allora, non sono sicuro che possa piacerti perché è molto Netflix su certe cose. Ah, damn, boy! E però affronta le tematiche, secondo me, in maniera molto propositiva. Non è il solito: um, a ah, questo determinata tipologia di persone sono migliori di altri. Anzi, anzi, combatte molto questo genere di stereotipi. e Secondo me è gradevole molto, sia vabbè, come cartone per bambini è molto bellino, colorato, eccetera, ma anche come prodotto per gli adulti, un po' alla Gravity Falls. Trovo che tocchi degli argomenti sensibili e con una delicatezza e un gusto molto, molto apprezzabile. Oh, Beh. allora c'è un messaggio di Eleanor Daisel che è in parte simile a quello letto prima sulla timidezza mm -hmm. eh, che mi colpisce molto ultimamente. Sto parlando con un po' di persone ehm, riguardo questo argomento. Ci sono de dei ragazzi eh, che preferiscono guardare noi giocare piuttosto che giocare. Mm. Eh, anche io ho una domanda simile a quello di prima. Io non riesco più a seguire niente di DD o qualunque tipo di GDR cartaceo, a parte Intel e più precisamente Lux Astra Figuriamoci giocare, in pratica penso di avere un trauma. Il mio ragazzo è un master e lui vorrebbe tanto avere anche me come giocatrice. Eh, io dico tanto che non voglio giocare, ma a dire la verità voglio. Ma ho paura che tutto vada in vacca, come con il mio ex, anche lui era master. Ho tanta paura. Oh, io eh, questo è l'effetto eh, Tarkov, ragazzi. Eh, è l'effetto Tarkov. Tarkov, lo vedi, lo ami, ma hai terrore di entrare in partita. Ah sì, io tantissimo. Allora, io ho tantissimo l'effetto Tarkov. Io vorrei tantissimo giocare con voi, ma mi cago troppo nelle brachette. Vi lascio rispondere a questa domanda e io vado a fare il caffè intanto, arrivo. Okay. No, ne, fai una, caffè. ne fai uno anche a me, Rob? No, per è una domanda molto com complessa. Eh, sì, non è... vor sì. Vorrei dedicarvi e... qualche minuto, io. perché è un argomento che... Non lo so, mi tocca molto. Uh, io sono uno di quelle persone che, ad esempio, dopo un tot di tentativi, uh, grazie, Siran3101. Mi sento di donarvi qualcosa anche se non di molto perché ritengo il progetto interno uno dei migliori che abbia mai visto. Grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie per 10 Ehm Allora, è un argomento che mi tocca molto perché sono uno di quelle persone che, dopo un tot di, di sbagli, di errori, di traumi, chiamiamoli così, no? Provi a fare una cosa che tanto vuoi farla, e ogni volta che la fai. Eh, ti dice male e eh, anche io eh, di solito mi chiudo a riccio. Ora, eh, con in te non posso farlo. Ad esempio, eh, Anime Selvagge, per come è andata, se non fossimo in live e eh, probabilmente se l'avessi fatta quella cosa qualche anno fa, eh, la, la sessione successiva, forse addirittura per come ero fatto, non l'avrei giocata. Perché, perché eh, per alcuni, è veramente un trauma la partita che va male. Eh, o, o, magari il party che, che non era un party coeso, e quindi si creano queste situazioni abbastanza scomode e sgradevole. Ehm, vorrei dare dei consigli a queste persone. Io sento di averla superata, questa cosa, però non mi rendo pienamente conto di come sono riuscito a superare eh, questo problema. Voi avete dei consigli, ragazzi? Cioè, L'ho letta, gli voglio dedicare del tempo perché interessa anche a me. Ma guarda, secondo me potresti provare. Non so ovviamente se è questa la soluzione o no. A fare eh, qualcosa, magari solo e esclusivamente con il tuo ragazzo, come una sessione zero, quella che noi Emmet chiamiamo appunto sessione zero, eccetera, per vedere in un ambiente super controllato come reagisci. Eh, creare un personaggio che sia simile a te dal punto di vista psicologico, eccetera, così ti è anche più facile. E poi lì dipende da come reagirai. Purtroppo è una cosa abbastanza credo imprevedibile. Metto. Ma allora, io capisco la situazione perché anche io vorrei davvero tanto. Cioè. Claudia, Claudia, che è la mia partner, uh, è nella stes tua stessa posizione. Forse, però, c'è la differenza che non è realmente così tanto interessata dal gioco di ruolo. Forse lei più sarebbe più interessata a giocare con me piuttosto che al gioco di ruolo in sé. Eh, però appunto io sarei contentissimo di giocare con lei, ma non insisto, non insisto perché trovo che il gioco di ruolo, essendo un gioco ed essendo un gioco molto impegnativo, deve avere come premessa il voler mettersi in gioco, il volerlo fare. E quindi quello che ti dico è non sforzarti, innanzitutto, non è necessario obbligarti a voler fare qualcosa. Prenditi il tempo che ti serve e soprattutto non c'è assolutamente niente di male nel, nel mero gusto di guardare altri giocare. Io mi ricordo da bambino quando andavo nelle sale giochi che passavo più tempo a guardare i, i pro dei cabinati giocare magari finire Metal Slug con due monete oh no. e a cazzo durissimo piuttosto che mettermi io a giocare, che è un po' quello che faccio con Rob io ogni tanto mi metto in live di Rob me lo, gua me lo guardo mentre gioca a Tarkov perché è figo, fa cose fighe eh, ha competenze fighe ed è interessante vederlo uh, però io poi non, non lo avvio non l'ho neanche ancora comprato in verità a Tarkov proprio perché so che probabilmente proverei più frustrazione che altro quindi... Questo... Alla... Tarkov è buono qui? è buono qui, sì <ride> soprattutto quando perdi tutto one shot <ride> Da uno speznav di merda. E, mh, quindi l'assunto del, del mio pensiero è: uh, prenditi il tempo che ti serve. Non sforzarti, non devi sentirti in dovere di giocare, non devi sentirti in dovere di fare nulla che tu stessa non ha, tu stessa o tu stesso eh, non abbia voglia di fare. Prenditi il tempo che ti serve e quando ti sentirai pronta gioca, ma può anche essere che non ti sentirai mai pronta. E non c'è nulla di male, sinceramente non c'è nulla di male. Se tu hai paura di non divertirti, eh, non vedo perché dovresti sforzarti a, a metterti a rischio. Però, però, attenzione, questo ragionamento implica anche il fatto che se non rischi mai, se non scommetti mai, se non ti butti mai nel vuoto. Mm, non potrai mai scoprire determinate cose che si scoprono solo così vivendole. Il gioco di ruolo è bello, è bello nel momento in cui proprio ti butti totalmente e assolutamente uh, ehm, all'oscuro di quello che sta per succedere, proprio perché è un'avventura, deve essere uh, un territorio inesplorato. Quindi è così. E comunque sì, ricordati Ricordati che eh, allora, Un conto è la paura che possa andare tutto in vacca Perché magari il gruppo si sfaldi O, o sia pieno di giocatori tossici Come me eh, Ma un'altra paura eh, Cioè un altro conto invece è quando hai Paura che La, la giocata vada male Perché magari fai degli errori che ti portano alla morte. Ecco, in quel caso ti portano alla morte del tuo personaggio. Ti ricordo che una delle cose molto belle anche di Dungeons and Dragons è anche vivere la morte. C'è un episodio di Dice Tips ehm, proprio in merito a questo. Ora, non so se la tua paura sia proprio riguardo questa cosa, eh, magari una questione di timidezza, o che tu possa litigare con il tuo fidanzato, cose del genere. Ehm, però una cosa è sicura, quando uno ha tanta paura di fare una cosa, ma allo stesso tempo voglia di farla. Nel tempo prima o poi ci casca Non è sicura al 100% ma prima o poi arriverà un giorno in cui si allineeranno i pianeti Sentirai di aver trovato il gruppo di amicizie giusto Di conoscenti magari online o dal vivo eh, Che ti rinfogneranno in D&D uh, uh, o comunque in un gioco di ruolo Quindi mh, è, è, è inutile che io ti dica non avere paura Perché è come andare da una persona triste e smetti di essere triste eh, se ricrea il meme della lacrima che rientra nell'occhio, nell non, non è... è un consiglio del cazzo. Ecco. Eh, intanto c'è eh, Plasmat. Sì, scusami, se ti interrompo un attimo. Prego. Eh, una cosa che mi fa un po' incazzare. Tu non sei un giocatore tossico, perché eh, hai questo, detto che non sei un giocatore tossico. Sei tante cose, ma ti assicuro che essere giocatori tossici è un'altra cosa, ma molto distante da quello che sei. Eh, tu. Sono un tossico, forse è quello che volevo dire. Il no, no, Vitali diverso. Tu no. tuo privato puoi essere un tossico, ma <ride> giocatore no. Anzi, no, perché come tossico. ti ho già detto, hai giocato bene anche nella campagna off camera. Eccetera. Però c'è da dire su questa esperienza esperienze GDR Rose: posso dire, eh, la mia esperienza diretta, che è la mia prima semplice gd errata è stata commetta a casa sua proprio prima nella mia vita, eh, a Ten Candles che ci sono fatti un sacco di risate quindi quella è stata il mio, la mia primissima, figurati, anche in maniera semplice, perché Ten Candles alla fine è quello che è, però è stato divertente cioè, almeno per me, che io non ho mai approcciato a questo genere di di realtà, Plasmat uh, dice: Se può consolare i giocatori spaventati dell'internet che hanno grandi aspettative per le loro prime giocate, nel mio gruppo, dopo un anno e mezzo di eh, campagna, i giocatori hanno mandato tutto in vacca. Sono praticamente diventati dei veri villain, eh, profanatori di tombe. E, e uno sta per diventare un avatar di una divinità del peccato che, che avrebbero dovuto combattere. Nonostante sì. tutto, ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo un sacco. Non fatevi frenare dalle aspettative, buttatevi. <ride> Oh io, mio Dio, ho droppato un Red Rebel, scusami Simo, sono 8 oh, milioni di rubli, scusami. Ah, okay, stai, stai giocando okay. a Tarkov nel no, mio... eh, sto, sto riscattando la roba dallo scavcase, scusate, ah, okay. pre prego, prego, <ride> andate. Eh. <Così. ride> a caso. Eh, ecco, io sono uno che si fa spesso tante aspettative e il consiglio che mi stanno continuando a dare è non farti aspettative, non farti piani in testa, tu prendi e buttati cercando di resettare tutte quelle che sono eh, i tuoi obiettivi e le cose che vuoi fare. Immergiti nel mondo e vivi eh, la vita del, del gioco di ruolo. Ehm, mentre Mephisto Khan dice lo stesso discorso è uguale a, ehm, ad altre circostanze. Fidanzato in un'università con una campagna di corso e lasciato malissimo. Ho distrutto tutta la campagna dell'università e mi sono trovato con la paura di andarci. Tutta la compagnia dell'università e mi sono trovato con la paura di andarci. Ma se a te piace il corso, o nel tuo caso DD, non devi avere paura di rinunciare a ciò che ti piace. Giusto. Mi piace che arrivi il sostegno e i consigli anche da parte della chat. Perché ragazzi, vi ricordiamo: yeah. noi siamo persone che stanno facendo esperienza nel gioco di ruolo esattamente come lo state facendo voi. Nessuno di noi è master and commander di DD. Eh, quindi i consigli che possiamo darvi noi. Eh, possono essere validi, possono non esserlo, sono basati sulle nostre esperienze, ma anche voi potete a vostra volta dare dei consigli. Sia all'interno della community di Telegram, che ogni volta che ci entro, ogni tanto mi prendo, scrollo la chat e siete bellissimi, veramente. Di solito la sera mi prendo del tempo per, uh, per stalkerarvi. E... Perché cerca e... le gnocche, lui lo so. C'è no. gnocche. No, 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 no <ride> proprio no. Io le guardo da lontano e basta. Simo, non voglio essere mm. troppo invasivo. Ma ho provato a scriverti su Instagram e su Telegram. Ragazzi, perdonatemi se non riesco a rispondere a tutti quanti. Se si tratta di proposte commerciali o cose del genere, c'è cioè la live. Io non riesco a rispondere a tutti. Non... C'è la mail, volevi dire. C'è la mail del commerciale, sarò uno stronzo. Sono uno stronzo. Tanto. È storia della mia vita. Eh... Ma devi passare il tempo a, a, a denigrarti. Simone. my life! Non sì, sì, so, so io, una, io una, perché lo dico: persona. Non dovresti martoriarti così tutte le volte. Oh, e, e il fatto è che per me è un territorio già esplorato, dice sempre Eleanor. Uh, ecco, completa un po' il, il, uh, discorso, di il discorso di prima. Ho giocato per anni in diverse campagne con diversi personaggi e classi. No, non è il fatto di far morire il personaggio È il fatto che ho paura E che io non faccia abbastanza Che io non faccia abbastanza Che mi tenga tutto dentro E che questo fotta tutto E anche che il mio ragazzo Ci si metta a fare ancora più casino Tutto perché è quello che è successo L'ultima volta che era una giocatrice Pardon my French, non ti preoccupare Anch'io, per per perdona la mia lettura Da dislessico e... Ehm... Um... Cazzo, io non so come aiutarti. Se anche in chat, se, visto che ne stiamo parlando, ragazzi, se leggete questa cosa e avete dei consigli da dare a questa ragazza, vorrei, vorrei, vorrei aiutarla in qualche modo. Io preparerei una F. Poi fatto. Eh, no, so. no ah, basta. Dai, ah, eh, eh, scherzo, scherzo, eh. No, che poi si sì, 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 ti ritiempie. Ehm, non so se avete qualcosa da aggiungere, ragazzi. Che mi dispiace lasciarla così, Luca? Ma c'è poco da aggiungere, purtroppo mh, vorremmo poterti dare dei consigli, ma la situazione è talmente tanto soggettiva che è difficile riuscire a trovare un consiglio da darti che possa funzionare al 100%. Vorremmo, mh, magari prova a fare questi esperimenti, eccetera, poi torna da noi e dici come è andata. Sì. Se, eh, dice l'Ex Sunset. Secondo me, nel momento in cui sei pronto, eh, proverei con qualcosa di corto a basso rischio. Quindi una one shot. Eh, ma non era questo il, il discorso. Uh, io invece, dice floview 96 uh, grazie sia a Luxastra che ad Anime Selvaggio rit ho ritrovato la passione per il GDR. E l'altra settimana, grazie alla scoperta tramite voi di Savage Wars, sono riuscito a trovare la volontà e la forza di masterare una one shot. E sembra sia andata anche abbastanza bene. Complimenti, Flavio, siamo contentissimi. Ottimo, molto bene, molto bene, ragazzi, ottimo lavoro. Simone, sono un giocatore tossico. Luca, Simone non è un giocatore tossico. Sarà un drogato, spericolato, un comunista, un giocatore, un giocatore tossico, tossico. Ma non è una pornostar. Ma <ride> no. no, non è una pornostar. Bellissimo. Ma c'è anche il Telegram di Simone. Comunista. È il, il Telegram, cioè il Telegram di Intel, ragazzi. Poi sì, ci sono anch'io su sul Telegram di Intel. Cioè, proprio il gruppo, cioè, sia il gruppo con la community dove si parlano tutti i ragazzi, ragazze, si scambiano fan art e cose del genere, che il gruppo invece che credo sia il canale di Telegram, dove noi facciamo gli annunci, solitamente scriviamo ragazzi stiamo entrando in live, oggi sta per uscire questo video, bla bla bla. Eh, uno è Intale e l'altro è In Tails Herald. Trovi tutto comunque nell'info box qui di Discord. Di, scusatemi di Twitch o nel, nella descrizione di ogni video di YouTube sia del primo che del secondo canale domanda per Rob so che è una domanda stupida ma potresti raccontarci dal tuo punto di vista il momento del volo di Simo durante la live di Anime Selvaggi, ma lui era in, in camera non ce l'ho il punto di vista <ride> mi dispiace perché io ho sentito solo un rumore ho chiesto cosa c'era e lui mi ha detto tutto a posto in realtà si era sfondato si era fatto malissimo <ride> eh Jacopo Cosa? Che cosa? Sono stati regalati un po' di sub o oh, sbaglio io. Cosa? Mi son Oh, ma perché mi perdo tutto? Sì, Delta Gabri, grazie mille. Ha regalato un sub. Ah, ah, ah. Adesso lo trovo. Oh, ha regalato 4 abbonamenti. Attenzione. È un ah. abbonamento di livello 1 a Cherry04. Sì, quattro abbonamenti nel canale in generale. Grazie Delta Gabri. Madonna, ragazzi. Stiamo... Sì. Stiamo yeah, superando boy. delle vette incredibili. Eh, ogni nostra aspettativa più rosea. Eh, consiglio, vorrei introdurre eh, la mia campagna a giocare. Vorrei introdurre la mia campagna a giocare. La mia compagna a giocare. Ma perché non riesco a leggere? Gesù! Consiglio, okay. vorrei introdurre la mia compagna a giocare. È un amante della lettura. Secondo voi un libro game sarebbe una buona cosa? Sì, perché no? Può essere un buon inizio. Te... Oddio non, non è un. Uh, cioè, è ben diverso poi uh, passare dal libro game a una campagna o robe del genere, però può collegarti alla. Uh, al, uh, forma mentis corretta. Quindi. quindi puoi avere scelte e quindi avere delle conseguenze. Sì? Uh, visto che le donne vanno fatte ridere, uh, io ti consiglio come libro game le oneste avventure di Gigi. Le oneste avventure di Gigi sì, sì, è, è bellissimo questo libro game. L'ho preso a Lucca di quest'anno eh, ed è um, scritto da un italiano tra l'altro. Marco Alfieri, eh, Beh, la copertina. Sinceramente, è, mi sembra. È, è, da, la copertina è tutto un programma, ragazzi. C è, c è, è una, credo sia una citazione a JoJo palese, però c'è Gigi di Maio. Di <ride> cioè, è stupendo. È, è un libro game. Se ne trovano veramente tanti. Eh, cazzo, sarei curioso di, di andarmi a rispulciare. Eh, se è uscito quel libro game che avevamo visto, Matt, se ti ricordi? Eh, lo so, quello che avevamo visto a termini. La eh... stazione termini a Roma, quando siamo andati dal Cerbero Podcast, tra l'altro, eh, Man... ma ci avevano detto che non era stato tradotto, quindi. Eh, voglio vedere se l'hanno tradotto, se è passato del tempo, magari, cavolo, c'era. Mm. Buda, 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 buda. Era, dalla copertina sembrava assurdo perché c'erano gli alieni che attaccavano la terra e Donald con Trump la... con Kim Jong-un. E anche Putin. C'era anche Putin. Sì. <ride> Ci sono dei libri game veramente belli e divertenti. Non solo seriosi, comunque cazzuti nel fantasy come Lupo Solitario ed altri, ragazzi. Quindi, libro game è un ottimo inizio, sì. Soprattutto se eh, appunto se volete giocare di ruolo ma non avete un party potete comunque... Eh... Che è successo di Simo? Che è successo? Eh improvvisamente... Che è si è, che è di botto proprio. Che succede? Bugo? Che succede amico? Mi Bugo? sentite Bugo? bene? Bugo? Bugo? Eh mi sentite <ride> Ragazzi, datemi una risposta logica. Sì, adesso no, mi... no, spiegate il sì. Ok, okay. Uh... Io far rubare Vado. <ride> Ma sto testando un attimino, delle robe. Ah, aspetta, aspetta. è pensato Simone. Ancora, no, perché? Ah. Eh, Simone alla mamma <ride> Stupro la moglie, e tocca la figlia. Eleonor, ecco <ride> <ride> <E qual ride> 88 dice: Eleonor che dà un consiglio sempre alla ragazza di prima. Credo tu debba proprio giocare con un gruppo lontano dal tuo ragazzo. Barra amici. È eh, un altro suggerimento che noi, a cui non avevamo pensato, provare un'esperienza totalmente nuova. Con gente che non ti conosce, può portarti ad avere quella leggerezza che ti fa apprezzare di più il gioco. Esperienza personale, eh? Ho sempre fatto il giocatore di DD. Una volta ho deciso di masterare per la prima volta con lo stesso gruppo di amici. Risultato? Tutti mi paragonavano al master che faceva il personaggio. Non si interessavano alla storia che avevo scritto. Ecco, un, un altro buon suggerimento, secondo me, è: se ti spaventa giocare con il tuo ragazzo, non giocare con il tuo ragazzo. Anch'io ci ho avuto. Uh, un paio di ragazze che ho provato a introdurre eh, in passato, nel, non nello stesso momento come Caterino, eh. Ah, <ride> momenti è... differenti, ho provato a introdurre eh, nel, nel mondo del <ride> gioco di ruolo. Però non ci sono mai riuscito. Eh, a quel punto non ci giocare, cioè semplicemente eh, vivi e questa quello... esperienza. E quello che dicevo de del prendersi tempo, non è detto che arrivi quel tempo molto banalmente, quindi... Qua chiedono la lore di maschi il film, ragazzi. Eh, maschi il film, ragazzi. È... è pesante. È una lore complessa, arzigogolata, lunga, difficile. Eh... Con la solita frase, eh, ma lui avrebbe fatto in maniera diversa. Quindi ho smesso. Eh, vabbè, eh, sono... Si stanno conversando in chat. È bellissimo che vi date consigli tra di voi. Eh... Absolutely. Absolutely. Eleonor continua dicendo, ho già parlato con il mio ragazzo di questa roba e ho capito, lui sta praticamente aspettando, ma che faccia il prossimo passo per magari una piccola one shot per ritrovare nel mondo. <coughs> Altri consigli, eh, prova a riservare nel... Uh, a riversare nel personaggio tutti questi tuoi dubbi. Mm. E mano a mano se le situazioni lo permetteranno Regala un pezzetto di te al party in game E magari così ti verrà più semplice farlo anche in real Ovviamente per pezzetto di te Era una frase metaforica eh? Niente non... da Caterino insomma dai. Esatto. esatto. Never go full Caterino ragazzi <ride> Comunque Siamo praticamente arrivati in chiusura Ragazzi è stata una live molto bella Adoro chiacchierare con voi praticamente di tutto e intanto vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. Tra due minuti eh, su youtube.com/IntailTV uscirà la quarta sessione di Anime Selvagge. Quindi mi raccomando, sosteniamo il progetto. Andate online eh, su YouTube, mettete like, lasciateci un commento. Se non l'avete visto è una buona occasione per eh, rimettersi a paro per giovedì prossimo. Eh, perché l'appuntamento sarà sempre dalle 15 alle 19. Chi lo sa, potrebbe essere potenzialmente l'ultimo episodio. Chi lo sa, potrebbe essere potenzialmente l'ultima sessione di Frank. È molto probabile. Lo scopriremo solo vivendo o morendo, o eh, rottando. <ride> eh, non fatelo mentre indossate la mascherina. Eh, sotto nella eh, descrizione di, di, di Twitch vi ricordo ci sono tutti quanti i riferimenti eh, ai nostri social e ai rispettivi canali Twitch di tutti noi C'è il canale di Luca, c'è il canale di Dangerous che di sostiene no, In realtà il mio non c'è ancora eh. Di Dangerus. Eh, cazzo vabbè lo, lo metteremo, lo metteremo, ricordamelo a fine live eh, Lucone eh, no, è... È <ride> siamo a fine live, giusto? Eh, c'è yeah. il canale di Dangerisk che io... è un passo dalla partnership ragazzi. Ma una data, ragazzi! 64.000 eh, eh, like al like, prossimo spacchettamento di Tarkov eh, mm -hmm. Matt con il suo canale, Matt Aster, ma c'è anche Dark Andros, Giulia, Bicio Cobarde, Curo Lili. Eh, sosteniamo tutti del progetto Intel. e siamo no. una squadra fortissimi. Martedì ci sarà il nuovo video sul canale di Intail Che è un Dungeon Master of the Universe no. No, Martedì dovrebbe esserci RPG Stories è tutto dovrebbe... A meno che non ci siano altre cose Dovrebbe esserci RPG Stories sì. eh, Il grande ritorno e Vi diamo appuntamento invece lunedì prossimo Con le live quotidiane ormai di ogni settimana Vi facciamo compagnia sempre dall'una alle 3, Sempre qui su Twitch punto tv slash entail io adesso vado a togliermi questa mascherina perché sto asfissiando e grazie ancora per i mille sub, noi ci vediamo lunedì, passate una buona domenica, credendo Vires e lascio i saluti a il resto del party e già sciolato il credendo vile, Che cazzo devo dire? C'è sempre, sempre la vita, tutte insomma. No, c'è sempre. Nel cervello, soltanto la, la roba. Il mio cuore è batte diciamo. per te. Oh, dobbiamo rivalutare la nostra presenza in Tale. Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano sotto.